il modellino di un DC-9. Aerei di quel tipo ne volano ogni giorno a migliaia in tutto il mondo. I piloti dicono che si tratta di un aereo affidabile, duttile, economico, rumoroso, pochissimo. I suoi motori posteriori gli assicurano un ottimo comfort di volo. Un aereo come quello, la sera del 27 giugno 1980, è caduto nel cielo sopra all'isola di Ustica. A bordo c'erano 81 persone tra membri dell'equipaggio e passeggeri. Sono tutti morti. È il caso di cui ci occuperemo stasera. Prima però di affrontare il giallo e la tragedia dell'aereo di Ustica, dobbiamo dar conto ai telespettatori di un seguito che è avvenuto dopo la chiusura del programma al telefono giallo di venerdì scorso. Gli spettatori ricorderanno che ci siamo occupati del caso della famiglia Aprile, in casa della quale a Roma un ignoto assassino è entrato uccidendo a coltellate il piccolo Cristiano Aprile di 12 anni. Notizie pervenute in nostro possesso ci hanno permesso di identificare un nome e un indirizzo. Abbiamo passato tutte le nostre informazioni alle autorità di polizia, ci attendiamo degli sviluppi. In qualunque senso fossero gli sviluppi, ve ne daremo notizia, è una promessa. Il caso di questa sera. Parliamo del 27 giugno del 1980, vorrei sottolinearlo, cioè di 8 anni fa. Quella sera un aereo Quell'aereo si leva da Bologna diretto a Palermo. È un volo di linea, un volo che c'è tutti i giorni. Segue la rotta consueta fino a Ponza, poi da Ponza, un'aerovia che si chiama in gergo Ambra 13, questa, che punta diretta dall'isola di Ponza alla città di Palermo. Alle ore 20:58 primi e 45 secondi, arrivato più o meno in questa zona ad una quota di 7.500 metri, l'aereo scompare improvvisamente dagli schermi radar che da terra ne seguono e assistono il volo. Precipita, come si saprà poi, in mare, in frantumi, inabissandosi a 3.700 metri di profondità. Un salto pauroso di 10 chilometri che costa, come ho detto, la vita di 81 persone. A distanza di 8 anni ancora non sappiamo esattamente perché quell'aereo è caduto, quali ragioni hanno determinato quella sciagura. In questi 8 anni hanno taciuto o non si sono sufficientemente interessati al caso ministri della Repubblica che avrebbero dovuto sapere e parlare e che invece non hanno saputo e non hanno parlato. Non si è occupata a fondo del caso e comunque non è arrivata ad una ipotesi definitiva la magistratura. Devo anzi dire a questo riguardo che l'ufficio istruzione di Roma, al quale ci siamo rivolti per la preparazione di questo programma, al quale la redazione di Telefono Giallo lavora da oltre 2 mesi, non ci ha dato nessun aiuto per la ricostruzione del caso. Ci è stato posto il segreto istruttorio, un istituto che è diventato un colabrodo giuridico e che in questo caso poteva comunque, riteniamo, essere attenuato, perché la tragedia di Ustica riguarda sì le 81 famiglie che hanno perso un loro caro in quell'evento, ma riguarda anche tutte le migliaia di italiani che ogni giorno si imbarcano su un aereo e hanno diritto di sapere in quali condizioni di sicurezza il loro volo avvenga. Il senatore Giolitti, recentemente, esprimendosi a proposito di questo caso, ha dichiarato: «Le indagini si sono scontrate con una fitta serie di reticenze, resistenze, elusioni di ogni genere, sfuggenti silenzi. Per di più vi è stato il mancato adempimento dell'inchiesta governativa chiesta da Craxi quando era Presidente del Consiglio». Il senatore Giolitti è arrivato al punto di proporre, insieme ad altri, una inchiesta parlamentare sulla sciagura di Ustica. Se si arrivasse ad un'inchiesta parlamentare per accertare le cause di una sciagura aerea, sarebbe veramente uno smacco per tutti quelli che avrebbero dovuto occuparsene e che non se ne sono occupati. Nel corso di questo programma noi vi proporremo 4 ipotesi. Ipotesi di maggioranza e di minoranza, come si direbbe in gergo politico, ipotesi che col susseguirsi dei fatti e degli anni si sono indebolite, ipotesi che invece si sono irrobustite. Devo anche dire che ultimamente è uscito sulla sciagura di Ustica questo libro edito da Longanesi, che è un libro nel quale sono raccolti parecchi dei dati oggi, a tutt'oggi disponibili, e che proprio questa mattina il quotidiano milanese Il Giornale ha pubblicato questo articolo con questo titolo che noi, diciamo la verità, prendiamo come un augurio. Dicevo delle 4 ipotesi. Cominciamo senz'altro questo programma dopo questo preambolo
con le immagini trasmesse qualche sera fa dal TG1, difatti sentirete la voce a commentarle, la voce del collega Bruno Vespa, che riguardano quella parte di relitto dell'aereo che ancora giace là, in quel terreno meridionale a 3.700 metri di profondità. Ne è in corso, come sapete, il recupero. Stasera, più tardi, parleremo anche di questa operazione e del senso che può avere. Vediamo dunque quelle immagini accompagnate, seguite dai commenti di alcuni dei familiari delle vittime. Prego. C'è ancora mistero nella sciagura del cielo di Ustica e sulle cause che fecero precipitare in mare il 19 dell'Itavia. Questa sera il TG1 mostra un documento eccezionale, le immagini dei resti dell'aereo come sono apparse al sommergibile utilizzato per le ricerche. '81 persone morte senza che si possa sapere perché. E con la netta sensazione che chissà non voglia dire, e io credo che sia una strage. No, io non ho più speranza. Io non ho più speranza. Non posso chiedere, sono passati troppi anni. Ecco, io mi sforzo di non estendere la mia sfiducia personale verso alcuni protagonisti della ricerca della verità a quelle che sono tutte le istituzioni, e penso che comunque quello che stiamo vivendo noi familiari delle vittime di Ustica sia una malformazione della democrazia, ecco, perché non è proprio di un sistema democratico il fatto che un cittadino non abbia diritto di sapere il perché è successo un fatto che così fortemente lo ha colpito, ecco. Di sapere, ma non per appagare una curiosità, che non intendo, perché la realtà è quella che è, ma perché non possono avvenire altri fatti e cose simili. Vorrei dire che ormai è chiaro che c'è qualcuno che vuole nascondere la verità, perché ogni volta che si cerca di arrivare alla conclusione c'è sempre qualcuno che cerca di deviare, chissà perché. Che interessi ci possono essere? Perché ormai è sicuro che sono state assassinate queste persone, o per errore, o volutamente. Ormai è chiaro che queste persone sono state uccise. Perché gli assassini devono rimanere impuniti? Ma io, al Presidente della Repubblica, vorrei chiedere tante cose, che si potrebbe fare giustizia, ma bisogna vedere che cosa può fare il Presidente della Repubblica in una situazione come quella che abbiamo accennato. Con tanti segreti di Stato, con tanti segreti militari, con la violenza burocratica, non so che potere ha il Presidente della Repubblica Italiana. L'appello che io voglio fare è di non giocare sulla vita degli altri, soprattutto di non giocare sui sentimenti, non giocare con gli anniversari, non giocare con la vita di chi continua a prendere per necessità gli aerei. Si è giocato sulla vita degli altri, si sono omesse in tutti questi anni verità che avrebbero potuto essere dette molto tempo fa. È quello che vedremo. Cominciamolo dunque, questo viaggio dentro il giallo di Ustica, dall'inizio. Anche nel tentativo, perché abbiamo uno scopo di minima e uno scopo di massima nel programma di questa sera. Lo scopo di minima è quello di, se non altro, di riordinare per voi e per noi, per nostra chiarezza, tutti i fatti disponibili e tutte le ipotesi disponibili fino ad oggi venute alla luce. Cominciamo questo viaggio da quella sera del 27 giugno 1980, quando l'aereo, il volo di linea Bologna-Palermo, decolla dall'aeroporto di Bologna-Borgo Panicale. Io ero distrutta, una mamma distrutta. Antonella aveva 22 anni, doveva compiere 23 anni a dicembre dell'80,
mese Giovanni ne aveva 13. C'era mio fratello, il dottor Guelfo Gherardi, presidente della Borsa Valori di Bologna. Mi ha chiamato verso le 6:15, 5:30, dicendomi che avrebbe preso l'aereo. Sono andata a Punta Raisi. Da sola? No, con i miei figli, i miei nipoti e mia madre. Ed eravamo là tutti in attesa che arrivasse lo zio Pino, papà. Guglielmo Fortini, tecnico dell'Italia, era sulla pista di Bologna la sera del 27 giugno. Come andò quel controllo e quella partenza? Un controllo normalissimo, come tutte le volte all'arrivo cambio equipaggio, monto il nuovo equipaggio, un comandante Gatti abbastanza scrupoloso e preciso, buoni rapporti con il personale, fatto il solito controllo regolare senza nessuna anomalia, il controllo del carburante senza essere stato rifornito perché già era sufficientemente quello che aveva a bordo e niente, pronto alla partenza e all'imbarco. Sono rimasto solo nel ricordo struggente di mio figlio e dei miei nipotini e logicamente sempre con l'ansia di questo ricordo tremendo, insomma. Ho sentito la sua voce alle 2:30 per telefono che diceva manda papà a prendermi stasera che arriverò verso le 19:30. Quella è stata l'ultima volta che ho sentito la voce di mia figlia. Quell'aereo parte, non arriverà mai. Accanto a me c'è il collega Andrea Purgatori. Buonasera, Purgatori. Tra i giornalisti italiani, uno di quelli che hanno seguito con più attenzione nel corso di questi anni e con ancora più attenzione ultimamente questa vicenda. Insieme a Purgatori commenteremo adesso le immagini che stiamo per vedere e che si riferiscono a quello che accade dopo il decollo, quando, come dicevo prima, quel punto luminoso che su tanti schermi radar che disseminano la penisola, le isole e assistono il volo, quel punto luminoso improvvisamente si spegne. Le testimonianze dei due controllori di volo che stiamo per ascoltare in questo filmato attiro la vostra attenzione perché sono inedite. Alle 20 di venerdì 27 giugno 1980, un DC-9 della compagnia Italia in servizio sulle linee interne partiva da Bologna. Con a bordo 77 passeggeri e 4 persone di equipaggio, il volo IH-870 era diretto a Palermo. Da Bologna il DC-9 proseguì normalmente lungo le aerovie dell'Italia centrale, immettendosi infine nell'aerovia Ambra 13 che conduce direttamente a Palermo. Fino a questo punto il volo era stato seguito sugli schermi radar del centro di controllo di Roma. E sono stati pubblicati i dialoghi tra la Roma Controllo e l'aereo e un aspetto aveva sollevato molta attenzione e molta curiosità, e cioè quella frase del capitano, Fontana, in cui si parla di un cimitero, cioè questa sera, anzi gliela cito testualmente, sì. Dice abbiamo trovato un cimitero questa sera, venendo da Firenze in poi. Sì. Che cosa intende dire? Beh, siccome lei penso abbia già letto tutto lo svolgimento della conversazione radio, si sarà sicuramente accorto anche lei che è riferito esclusivamente alla situazione delle radioassistenze di quella sera, ovvero sia il pilota ha incontrato delle difficoltà in quanto provenendo da Firenze e già su Firenze non riceveva né radioassistenza di Firenze, anche Bolsena successivamente aveva dato dei problemi e come le ho già detto prima Ponza lo stesso, quindi sicuramente riferito a quello. Non vedo altri. A che punto del viaggio è avvenuto questo scambio? Dunque, questo scambio all'incirca, se non ricordo male, sull'isola di Ponza. Fino a che punto è rimasto in contatto con il DC-9? Esattamente intorno alle 42 miglia nautiche, circa 80 chilometri appunto a sud di Ponza. E questo punto costituiva il limite operativo del radar di 8 anni fa.
e in quel punto l'aereo veniva istruito a cambiare frequenza e a collegarsi su un altro settore di Roma, sempre del nostro centro, dove veniva fornito esclusivamente un servizio procedurale, cioè un'assistenza basata sui rapporti radio che il pilota forniva all'operatore. Umberto Corvari, lei è stato l'ultimo a parlare con i piloti del 19. Che cosa vi siete detti? Ma il primo contatto fu a circa 15 minuti dal volo di Palermo, che era il volo di destinazione. Il pilota mi riportò di avere già in frequenza il volo, cioè non aveva problemi di navigazione, e mi riportò anche a 115 miglia, è un punto per il controllo procedurale importante, perché in questo modo gli permette di fare un calcolo sui tempi stimati per la destinazione. Il contatto fu semplice, lo autorizzai alla destinazione dicendo che non c'era nessun ritardo da parte del servizio di controllo del traffico aereo, poiché l'altro traffico che lo precedeva era molto distante rispetto a lui. Lo autorizzai quindi alla destinazione, avvertendo che non avrebbe avuto nessun ritardo nella fase finale della sua procedura. Gli dissi quindi di richiamarmi quando fosse pronto per iniziare la discesa, in quanto la discesa doveva essere comunque concordata con lui e coordinata e autorizzata dal controllo del traffico aereo. La richiamarono? No, diciamo che a distanza di qualche minuto, proprio perché era una sera particolarmente tranquilla dal punto di vista del controllo del traffico aereo, io stesso chiamai il pilota per autorizzare la discesa in modo che lui non avesse nessun problema di navigazione. Cioè, noi quando possiamo fare in modo che il pilota inizi la sua discesa il più presto possibile senza nessun problema di contatto radio e radar, diciamo, preferiamo fare in modo che il pilota sia il più presto possibile avvantaggiato. Lo chiamai appunto per autorizzare la discesa, per fargli capire che non c'è nessun problema dal punto di vista del controllo del traffico aereo, e lì a quel punto non ebbi nessuna risposta. Fece vari tentativi? Ma diciamo, l'immagine immediata è che ci fosse qualche problema di radio, nel senso che soprattutto l'estate è facile avere dei temporali che disturbino le radioemissioni. I tentativi furono fatti chiaramente inizialmente con il pilota dell'Italia, anche sulle frequenze di emergenza di cui disponiamo. E poi, anche l'aereo dispone di frequenze di emergenza? Anche l'aereo dispone di frequenze di emergenza appositamente per questo scopo, cioè in momenti di necessità tutti quanti, su tutto il mondo vengono utilizzate queste frequenze. Dopo di questo, pensando a una possibile avaria del nostro trasmettitore nelle vicinanze di Trapani, cominciai a chiedere ad altri aerei che erano nella zona e che volavano nella zona di farmi da ponte. È chiaro che una missione fatta da un pilota in aria è molto più semplice da parte di un altro pilota in aria riceverla piuttosto che una da terra. Così chiesi l'assistenza a due voli Air Malta, che chiaramente il mio settore è il settore della Sicilia, per cui il traffico di Malta è un traffico che penetrava nel mio settore. Furono tentativi ripetuti per parecchio tempo, diciamo per 4-5 minuti, e fermo restando che però erano già iniziate le procedure di altre procedure analoghe e parallele, cioè queste sono le procedure in frequenza. Quali altre procedure? Diciamo che la prima mancanza di contatto radio, la mia prima immagine fu quella che fosse già passato in contatto con Palermo, con la torre di Palermo, il centro di controllo di avvicinamento di Palermo, cosa che succede abbastanza spesso per avere bollettini meteo, informazioni di pista e cose di questo tipo. Quando il controllore di Palermo mi disse di non avere in frequenza in contatto il pilota, gli chiesi l'assistenza radar, perché Palermo era dotato allora di assistenza radar. La stessa cosa fu chiesta anche a Catania, che è un altro aeroporto assistito dal servizio radar. Entrambi cercarono sui loro tubi un'immagine dell'Italia e mi dissero che non avevano nessuna immagine del tubo radar. A quel punto è chiaro che cominciò a essere chiara la configurazione dei fatti. Vale a dire che l'aereo era disperso? Sì, che aveva mancato il rapporto radio e che non c'era nessuna immagine su tubi radar, anche se erano tubi radar di avvicinamento, non d'aria come il nostro. L'unica cosa che potevamo fare era, oltre che logicamente avvertire il centro di soccorso di Ciampino, che è a fianco a noi immediato, era aspettare che ci giungesse qualche notizia da Palermo, nel senso che quando ci fosse un'eventuale radioavaria si aspetta il momento in cui l'aereo dovrebbe essere sull'aeroporto, e se si vedono le luci vuol dire che tutto va bene, è soltanto un problema tecnico. Se anche in questo momento non accade niente di poter vedere il pilota, è chiaro che si può immaginare immediatamente che possa essere successo qualcosa di ben più grave. Intanto all'aeroporto di Palermo un avviso segnala per il volo proveniente da Bologna 3 ore di ritardo, un ritardo inspiegabile per i parenti in attesa. La tremenda realtà comincia pian piano a farsi strada. Per cercare di almeno l'orecchio di tutti, amici, parenti, giornalisti, operatori, è sempre teso agli altoparlanti.
mentre si incrociano notizie che non hanno il minimo fondamento di possibili dirottamenti, di sabotaggio, di ammaraggio nel terreno. I contorni della tragedia sono comunque ben delineati. Bastano queste immagini riprese stanotte da Giovanni Tomarchio per dare una dimensione del comprensibile dolore di chi sentiva la propria speranza progressivamente diminuire. Ho cercato di vivere la mia vita il più serenamente possibile. Ho due figli e voglio che vivano serenamente. Però ogni volta che questa storia viene fuori, puntualmente tutti gli anniversari e poi anche durante l'anno, per me la cosa diventa non brutta, bruttissima, perché prima perché rivivo quello che è stato, poi perché purtroppo sono stata ripresa in televisione lì all'aeroporto ed è un'immagine che ho visto tantissime volte. E abitando nello stesso rione da 30 anni almeno, c'è sempre qualcuno che non sa. E allora dopo aver visto queste immagini in televisione mi incontra e mi chiede come mai io ero all'aeroporto. E questo per me è un tormento continuo, un tormento che va avanti da 8 anni. Cerco di vivere la mia vita serenamente, però poi questa storia mi fa ripiombare e rivivere quei momenti che non auguro a nessuno di viverli. Questo programma va in onda in diretta dagli studi di Rai 3 in Roma. Chiunque sia all'ascolto e abbia notizie da darci a proposito del fatto di cui stiamo parlando o anche soltanto fornirci attendibili valutazioni sul fatto può farlo intervenendo chiamando il numero 8262 di Roma sulla rete di Roma con il prefisso 06. Dicevo prima che il collega Purgatori del Corriere della Sera si è occupato a lungo con insistenza di questo episodio. Purgatori, abbiamo sentito prima le testimonianze di quei due controllori di volo. Che effetto le hanno fatto? Erano testimonianze inedite. Ma sembrano testimonianze estremamente importanti, anche perché sono tra le pochissime, rarissime così, testimonianze dei dati oggettivi di cui possiamo disporre per parlare di questa vicenda. I punti interrogativi cominciano proprio dalla testimonianza dei controllori del traffico aereo. In che senso? Ma c'è subito un quesito al quale non è ancora stata data una risposta chiara, forse direi non è ancora stata data una risposta. Il controllore del traffico aereo di Ciampino, subito dopo essersi reso conto che l'aereo era scomparso e quindi era accaduto un incidente, ha chiamato, come ha detto appunto nella testimonianza, il soccorso aereo. Che si trova a Ciampino? Il soccorso aereo si trova a Ciampino, è il 15° stormo dell'aeronautica, ha un hangar proprio non molto distante dal centro di controllo. Quando ha chiamato il soccorso aereo ha risposto che era già in movimento, era già stato messo in allarme per questo incidente dalla difesa aerea territoriale. È bene aggiungere che la difesa aerea territoriale sostiene ed ha sostenuto di non aver visto l'incidente e poi c'è la famosa storia di cui immagino si parlerà dopo degli 8 minuti di nastro registrato che mancano. Questo è già un primo interrogativo lei, molto importante. Lei come ha saputo questa notizia? Questa notizia, come altre notizie che poi si sono rivelate fondate, mi è stata data da una fonte attendibile che io in questo momento non ho modo di rivelare, non ho motivo di rivelare. Comunque una fonte attendibile. C'è una cosa che mi piacerebbe sottolineare. Cioè lei all'inizio ha detto che non ha avuto praticamente alcun tipo di collaborazione d'aiuto dalla magistratura. Questa è una cosa che secondo me va ricordata, perché in realtà per 8 anni si è andati avanti soltanto cercando notizie in modo ufficioso. Sì, fuori delle strade. Sì, devo dirlo, questo anche ha colpito molto dolorosamente, l'ho ricordato all'inizio per questo, tutti noi, la redazione di Telefono Giallo, Pino Adriano che si è occupato di questa, dei filmati, non ha avuto nessun aiuto. Vedete, io credo che noi italiani dobbiamo avere tutti una molta riconoscenza per la magistratura. Basta pensare al maxi processo di Palermo per farsi un'idea di che tipo di lavoro contro la criminalità organizzata, la grande criminalità, la magistratura conduce. Tuttavia, episodi come questo lasciano un'ombra dolorosa. E
In passato si è detto tante volte che la magistratura ha supplito alle ruggini, alle inefficienze del sistema politico, Parlamento e partiti. Non vorrei, veramente nessuno di noi si augura, che un giorno si dovesse dire che la televisione supplisce alle ruggini della magistratura, perché non è il nostro lavoro e sarebbe comunque un brutto giorno. C'è qui in studio con noi stasera la professoressa Daria Bonfietti. Buonasera, professoressa. Che è il presidente, s'accomodi, che è il presidente, grazie di essere venuta, è il presidente dell'associazione della famiglia delle vittime. Che scopo si prefigge la vostra associazione? Sì, soltanto parli qua dentro. Soltanto poche parole. L'associazione si è costituita a Bologna tra i parenti, appunto, delle vittime della strage di Ustica, con uno scopo precipuo di affiancare, appunto, il Comitato per la Verità su Ustica, che già, come tutti sanno, si era costituito nell'86 a Roma. Voi quando vi siete costituiti? Nella sua attività. Noi ci siamo costituiti nel febbraio di quest'anno. Abbiamo sentito l'esigenza di farlo proprio per affiancare il Comitato nella sua nobile, direi, attività. E principalmente per cercare, appunto, di muoverci anche noi nella direzione della ricerca della verità, sembrerà ovvio, e delle responsabilità innanzitutto di questa strage, come dire, di questa strage denegata, di questa strage senza volto e senza colpevoli a ben 8 anni di distanza. Grazie, torneremo su questo tra pochi minuti, perché adesso vorrei che lei, che sicuramente non ha sentito in diretta, certo, come questo racconto, e i telespettatori e il collega Purgatori e tutti noi sentissimo un brandello della verità, del dramma umano che si consumò quella notte di fine giugno sul cielo di Ustica. È una storia che ha dell'incredibile e che veramente, se la parola destino ha un significato, la condensa e la simbolizza in sé. Pensate, la famiglia Delisi si muove da Palermo per andare a Urbino a festeggiare la laurea di un figlio. Al ritorno da Urbino la famiglia si divide, la figlia, la sua bambina e la governante, avendo fretta di rincasare, vanno a Bologna e si imbarcano su quel volo diretto a Palermo. L'avvocato Delisi, sua moglie e il figlio, che erano andati a festeggiare ad Urbino, invece vanno a Napoli e si imbarcano sulla motonave Carducci per coprire via mare il tratto Napoli-Palermo. Accade che la motonave Carducci si trovi ad incrociare, poco distante dal luogo in cui precipita l'aereo, nelle ore in cui la tragedia si compie. L'avvocato Delisi a bordo, intanto tutte le navi nella zona vengono dirottate verso il luogo della sciagura per prestare soccorso, l'avvocato Delisi sente, vede il trambusto, avverte e intuisce la verità, quella che poi sfortunatamente si rivelerà la verità. Sentiamo il suo racconto. Lei verso le 8 di sera è partito con sua moglie e suo figlio, sì, con imbarcandomi sulla Carducci da Napoli. Dopo aver preso un assestamento alla meno peggio, perché non ero, era un periodo di vacanze e quindi un periodo estivo, quindi era difficile trovare il posto. E quindi dopo l'assestamento alla bella e meglio sulla nave, me ne ero andato nel quadrato, dove c'è una delle due radio video. Ad un certo momento si interrompe, adesso non ricordo se fosse Sportivo o meno la comunicazione. Era radio o televisione? Televisione, dice: in questo momento siamo dolenti comunicarvi che si sono persi i contatti con l'aereo che da Bologna porta a Palermo, da Borgo Panigale porta a Punta Raisi di Palermo, e non si hanno notizie. Questo è il colpo di fulmine che ha letteralmente distrutto noi, insomma, ci ha inceneriti. Avvocato Delisi, lei mi ha detto: ho passato tutta la notte sulla Carducci con gli occhi sbarrati a cercare. Non poteva essere diversamente, non già che io potessi sognarmi alla lontana, magari che dalle onde
si levasse la voce della mia figliola o quella dell'ancora più diletta nipotina, perché era assurdo vagheggiare questa resurrezione. Eh sì, perché ero annichilito, è l'orrido che ti incanta, o forse trovavo un riposo in questa. Sono momenti in cui cercare di interpretare l'animo umano, io ripensandoci è come se fosse vivo ancora oggi quel momento. All'alba la Carducci avvista un relitto, presumibilmente, come lei diceva, un pezzo dell'aereo. Avete tentato di recuperarlo? Si è tentato, però devo dire con dolore che non fu possibile, perché adesso non ho individuato, ne avevo motivo di domandare lei. C'erano personale di bordo che ha tentato di fare scorrere queste catene sulle quali vi era un abbondante. Quante? Le catene che legano le scialuppe. Per potere di farle stendere, per gli arganelli, per farli muovere queste carrucole, ed erano pietrificate, insomma, e loro plastificato tutto, insomma. Quindi non si poteva mettere in mare nemmeno una scialuppa? Non si poteva mettere, infatti rinunziarono, e poi l'operazione l'hanno preso altri. Ah sì, che io sarei voluto scendere anch'io, sempre in preda a questo shock, per cui un individuo, che cosa avrei fatto non lo so, ma sarei sceso anch'io se me l'avessero detto, nonostante la mia età. Si può immaginare cosa sarebbe successo se fossero stati dei dispersi in quel braccio di mare. Le carrucole degli argani non si muovono, sono bloccate da strati di vernice. Chissà quante altre navi ci sono con le carrucole bloccate dalla vernice. Sarebbe una bella inchiesta da fare, no, Purgatori? Sono poi se ci fossero stati dispersi si sarebbe parlato di concausa, ecco perché non sono stati salvati, perché la concausa è la carrucola che non funziona. Professoressa Bonfietti, chi c'era a bordo di quell'aeroplano? Intanto c'era mio fratello, e poi c'erano, come sappiamo tutti, 77 persone e 4 persone dell'equipaggio. Di queste, tragicamente, vi erano in effetti 13 bambini, due dei quali sembra inferiori ai 2-3 mesi, o avevano veramente pochi mesi. Un'altra cosa che vorrei ricordare di questo dramma è proprio questa, che purtroppo 1, 2, 3, 4 persone anche dello stesso nucleo familiare sono morte in quella notte. Questa è stata la cosa, direi, più drammatica, insomma. Come abbiamo sentito, la signora, la figlia dell'avvocato De Lisi e la sua bambina. Certo. A bordo della motonave Carducci, invece, tra le circa un migliaio di persone, tra equipaggio e passeggeri, c'era una persona che tutti conoscono e che viene stasera qua in una veste assolutamente insolita. Buonasera, signor Franchi. Il popolare Andrea Purgatori, la professoressa Bonfietti. Il popolare Franco Franchi, il quale non viene qui stasera per farci ridere, immagino. Lei era a bordo della motonave Carducci, sì, quella notte. Sì, anch'io andavo in vacanza e la serata era iniziata bene. Ero a cena col comandante e tutto ad un tratto mi sono accolto, perché arrivò un marinaio, disse qualcosa al comandante e notai che era cambiato qualcosa. Il comandante, naturalmente, essendo una notizia, non poteva dirla a tutti quanti. Allora io, così, essendo un personaggio del mondo dello spettacolo, ho cercato in tutte le maniere di capire che cosa era successo, e così, simpaticamente, parlando col comandante, e allora quando mi disse che gli avevano comunicato che era caduto un aereo. Che ora era, se lo ricorda? Ma stavamo cenando, quindi. La sciagura avvenne praticamente alle 9, diciamo, 2 minuti prima delle 9. Perché sì, quando sulla nave, sulla Carducci, si mangiava alle 8:30, quindi eravamo già. Poco dopo le 9. Poco dopo le 9, sì, poco dopo le 9. Allora mi resi subito conto che. Ormai era una tragedia, perché quando si parla di queste cose non si è mai
cioè a un certo punto mi sono sentito io come personaggio, che per la gente personaggio simpatico, che chiedono sempre la battuta, le cose, mi sono trovato in difficoltà, perché dico qui proprio c'avevo questo magone dentro, perché non riuscivo, e anche la gente mi cominciò a dire: ma che hai, che cosa, che ti succede, sei triste questa sera e tutta questa roba qui. E sono riuscito anche a parlare con i genitori dell'avvocato Delisi, sì. Ecco, dicendo: ma sa, non si può dire, adesso non siamo sicuri, sono notizie, cose, quindi stia tranquillo. Ho cercato in tutte le maniere di fargli capire che per sapere le cose ci vuole del tempo, e quindi devo dire che per tutta la notte anche tutte le persone, perché poi queste notizie circolano, e quindi la gente cominciava ad avere anche, e quando poi fu addirittura comunicato che bisognava, che la nave non andava a Palermo ma che andava alla ricerca di qualcosa che bisognava trovare, a questo punto tutto, anche la gente si è resa conto, e quindi durante la notte tutti quanti erano preoccupati, perché c'era qualcuno che aveva qualche parente, e quindi mi sono trovato in una situazione veramente, e ho cercato in tutte le maniere, anche facendo dello spirito un po' fuori luogo, di attenuare. Signor Franchi, poi venne l'alba, dopo la notte che lei ha descritto venne l'alba, e all'alba succede un fatto di cui noi abbiamo consapevolezza da una relazione dell'Italia sull'incidente del dicembre di quell'anno. Il punto sul quale richiamo la sua attenzione è il seguente. Dice la relazione: la commissione ha acquisito la testimonianza di membri dell'equipaggio della motonave Carducci, i quali hanno effettuato il 28 giugno l'avvistamento a 30 miglia a sud della zona dell'incidente di un relitto semisommerso di forma cilindrica, può aspettare un momento in linea? Grazie. Di un relitto semisommerso di forma cilindrica di lunghezza di circa 6 metri, di probabile costruzione aeronautica e non identificabile come parte del DC-9. Insomma, a 30 miglia a sud del luogo dell'incidente affiorò per un po' prima di inabissarsi questo cilindrone di 6 metri. Lei lo vide? No. E siamo arrivati a circa un chilometro, ecco, un miglio. Allora lì capimmo, c'era una nave, anche lì non so da dove venisse questa nave, e lì c'era anche un aereo che girava per aria, e c'erano dei pezzi di relitti, e quindi... Ma di questa cosa... Di questa io non ho visto grazie, niente. Grazie, signor Franchi. E vorrei lanciare un appello. C'erano a bordo di quella nave circa 1000 persone, poco meno. Qualcuno vide, prima che si inabissasse, questo cilindro di 6 metri non appartenente al DC-9 e tuttavia di costruzione aeronautica? Parole un po' misteriose, ma poi vedremo subito che misteriose possono non essere. Rispondiamo a questa telefonata. Pronto, mi scusi per averla fatta attendere. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo leggerle alcuni tratti di documenti in possesso. La dovrebbe parlare un po' più forte. Volevo leggerle alcuni estratti di verbali di riunione della commissione interna Italia, al suo tempo promossa dalla compagnia, concernente l'incidente. Posso dire il mio nome se vuole, non ho... Legga gli stralci. Prego? Legga gli stralci. Brevi. Allora, tralasciando la parte iniziale che concerne lo stato di salute dell'equipaggio, efficienza del mobile, eccetera, allora procediamo. È significativa una prima serie di tracce intersecanti la traiettoria del velivolo DC-9 da ovest verso est, per la quale è possibile calcolare delle velocità di circa 700 nodi, cioè significa che hanno rilevato una traccia che viaggiava a 700 nodi, oltre a quella del DC-9. Notevolmente più elevate di quelle operative del DC-9 stesso e caratteristiche di aeromobili militari. La traiettoria definita da queste tracce è coerente per velocità, direzione, risoluzione e frequenza dell'ecoradar con le tracce non identificate ad ovest dell'aeromobile Gulf India, registrate prima dell'incidente.
Questi dati, le premetto, sono stati elaborati dall'NSTB americano, il National Safety Transport Board. La fermo, mi scusi, la fermerei, se lei mi permette, proprio perché la sua testimonianza, di cui la ringrazio, tocca il centro di un argomento che abbiamo toccato anche noi e di cui parleremo tra pochi minuti. La ringrazio per averci anticipato questo tema. Le assicuro che verrà scrupolosamente sviluppato. Verrà scrupolosamente sviluppato di qui a poco. Grazie comunque per essere intervenuto. Purgatori, abbiamo parlato di un cilindro che è quello che per il momento ci interessa. Ma questo cilindro poteva tranquillamente anche essere una parte del 19 che è rimasta a galleggiare per un po' di tempo e poi si è inabissata. Potrebbe essere anche, parlando di un'ipotesi che è stata fatta, cioè quella di una collisione con un caccia militare, potrebbe essere una parte di un aereo militare che si è inabissato nella zona del disastro e che probabilmente è stato anche individuato dal radar, e questo sarà il discorso che sicuramente faremo, immagino, tra poco, che è il discorso più grave, più scottante, quello delle tracce radar che sono state rilevate intorno all'aereo poco prima dell'esplosione. Lo faremo senz'altro. Intanto volevo avvertire che ci ha raggiunto in studio il generale Mura, buonasera generale, pubblicista, ma al tempo dei fatti si occupava di traffico aereo. Devo correggerla, dottore. Sì, difatti l'ho detto al tempo del traffico, al tempo dell'incidente io ero il comandante di una grande unità aerea al nord, a Milano, e non avevo niente a che vedere con questa materia. Meglio ancora. Dopo sì, lasciato il servizio militare, ho assunto l'incarico di presidente dell'azienda autonoma del traffico aereo. Molto bene. Ma circa un anno dopo. Quando era militare? Quando ero militare non ero in questo problema. Quando l'azienda era militare o quando era già stata? No, quando l'azienda era già civile. Era già civile. E quando io ho lasciato il servizio. Molto bene. Ha sentito di che cosa abbiamo parlato? Lei, prima domanda, lei ha un'ipotesi su quel cilindro? No, del cilindro non so nulla. Non so nulla. Noi sappiamo che le autorità militari hanno escluso che sull'area nella quale l'aereo cadde fossero in corso delle esercitazioni. Lei ha notizie su questo? No, l'autorità militare ha escluso che sull'area fossero in volo degli aeroplani. Non che fossero in corso delle esercitazioni. C'erano probabilmente delle esercitazioni, adesso possiamo anche ricostruire, ma per fortuna in quel momento non erano in volo aeroplani diciamo conosciuti, quindi questo ha escluso immediatamente l'aeronautica militare, grazie a Dio, la sesta flotta e la Clemenceau, perché si è portata la Clemenceau anche... Che cos'è? La Clemenceau è la portaerei francese che era in zona, ma per grande fortuna aveva lanciato gli aeroplani la sera prima ed erano già atterrati a Tolone, quindi non c'erano velivoli conosciuti del campo occidentale. Cosa priva di significato, peraltro, generale, perché una portaerei che manda via gli aerei è praticamente una scialuppa che va per mare. L'esercitazione era terminata e la usanza è quella che gli aeroplani rientrano alla base aeromarittima che è Tolone e la portaerei rientra. Non ci riguarda, è fuori completamente dal tema. Beh, visto che stava lì, forse ci riguarda. Ci torniamo, abbiamo anche. So che lei ha fatto anche l'ipotesi Clemenceau, che è stata seccamente smentita e documentata. Un momento solo. Poi ci torniamo. Generale, stamattina è arrivata una lettera. Noi la settimana scorsa avevamo dato notizia che stasera ci saremmo occupati di questo. È arrivata questa lettera, la quale dice che due giorni prima del fatto dette la notizia che sull'area si stavano facendo le manovre militari aeronavali tra Sicilia e Sardegna e che in quella circostanza sperimentavano un nuovo missile che non veniva intercettato dai radar. Non abbiamo fatto a tempo a controllare se il giornale radio dette effettivamente questa notizia. A lei questa lettera che effetto fa? Non la ritengo attendibile e non devo fare commenti perché non la conoscevo. No, ma il fatto che fossero in corso delle esercitazioni. Certo, erano in corso delle esercitazioni, ma non c'era un aeroplano in volo. Per pura fortuna e per coincidenza, perché questo se no avrebbe aperto molti altri interrogativi, invece in questo modo ci sono degli alibi ormai ben provati. Molto bene, ne parliamo tra un momento. Vorrei che intanto vedessimo insieme un filmato che ci spiega come si fanno le esercitazioni e che cosa succede durante le esercitazioni. Thank you.
nostra inchiesta inizia a bordo di un DC-9 Itavia sul volo Bologna-Palermo. Stessa rotta, stesso orario, stesso tipo di aereo, stesse condizioni atmosferiche di quel tragico venerdì. Siamo su per giù nel punto in cui venerdì sera precipitò il DC-9. Sì, dovremmo essere su questo punto. Attualmente abbiamo 24 miglia a sud di Ponza, più o meno siamo in quel punto là. E questa specie di sentiero come si chiama che stiamo percorrendo? È un'aerovia, una rotta assistita dove ogni aeroplano viaggia alla sua quota prescritta e una distanza prescritta rispetto al precedente se fosse alla stessa quota. È possibile che per esempio su questa via possano interferire degli aerei militari, come si è detto? Non dovrebbero, anche perché i militari dovrebbero evitare queste zone di spazio aereo controllato. E tra il controllo radar di Roma e dopo quello, il controllo di Punta Raisi, c'è un momento di blackout, voglio dire di vuoto radar? Ma ci dovrebbe essere come non essere, cioè sotto la dicitura di controllo positivo senz'altro c'è un periodo di blackout, come ha detto lei. E dopo, quando si è nuovamente sotto Palermo, si diventa sotto radar normale con l'avvicinamento di Palermo. E tra Ponza e prima di entrare nel controllo di Punta Raisi, questa specie di blackout quanto dura, quante miglia dura? Ma esattamente non è che duri molto. In ogni modo, guardi, gli si può dare una, saranno più o meno una cinquantina, 60 miglia dove si rimane fuori copertura. Il comandante che abbiamo intervistato durante il volo Bologna-Palermo ci ha detto il giorno dopo all'aeroporto palermitano di Punta Raisi che il DC-9 esplose in volo. Un radar militare registrò l'esplosione. Ma quali le cause? Nonostante le smentite del Ministero della Difesa e dell'Ambasciata americana, venerdì nello spazio di cielo del Tirreno a nord di Ustica c'erano in aria jet militari in esercitazione. Da Stromboli molte persone li scorsero in cielo. Sono testimonianze che darebbero un particolare valore ad alcuni relitti sospetti recuperati nell'area dell'inabissamento e che non appartengono al DC-9 Italia. Si tratta di un salvagente di colore arancione con la scritta NSA USA e che farebbe risalire la Marina da guerra americana, delle bretelle di ancoraggio alla poltroncina del posto di pilotaggio, della rete di un paracadute. Ma l'elenco dei relitti, diciamo estranei, che comunque potrebbero appartenere anche alla cosiddetta spazzatura del mare, non finisce qui. Tra i primi reperti rinvenuti, un contenitore metallico di un metro d'altezza. Si era parlato di un involucro dei razzi lanciati dai mezzi di soccorso venerdì sera, ma ora si insinua il sospetto che possa trattarsi del contenitore di un mini missile in dotazione alla Marina da guerra USA. Questo era un servizio che vi abbiamo riproposto che il collega Marrazzo fece qualche giorno dopo la sciagura ai primi di luglio del 1980. Ci fu della gente dunque che vide questi aerei militari in volo. Possiamo chiedere, lo ricordo, noi trasmettiamo in diretta, siamo a Roma sulla rete telefonica di Roma 06 col numero 8262. Possiamo chiedere qualche testimonianza a quel riguardo? C'è qualcuno che abbia da dare qualche attendibile valutazione sul tema preciso di cui stiamo parlando in questo momento nella ricostruzione della tragedia di Ustica? A questo servizio di Marrazzo noi abbiamo aggiunto una intervista a un primo ufficiale pilota, il colonnello Marcelletti, che ci ha detto al riguardo quello che adesso ascoltiamo insieme. Comandante Marcelletti, lei conosceva bene quell'aereo? Sì, lo conoscevo molto bene in quanto ci avevo già volato in precedenza parecchie volte, ma soprattutto 3 giorni prima dell'incidente avevo fatto la rotta inversa a quella che stava facendo il comandante Gatti, cioè da Palermo a Bologna.
Conosceva il comandante Gatti? Conoscevo il comandante Gatti, in quanto ci ha volato molto spesso, in quanto io ero e sono tuttora primo ufficiale, e lui era un comandante molto serio, molto preparato, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista professionale. Come ha vissuto quella notizia? Beh, quella notizia l'ho vissuta in maniera particolare, perché oltre alla conoscenza che avevo del comandante Gatti come professionista, conoscevo anche il copilota, il Fontana, in quanto è stato mio allievo ai tempi dell'aeronautica. Quindi si è restaurato un clima, oltre che di colleganza professionale, anche di amicizia e di affetto, in quanto l'avevo fatto diventare pilota io. Nei giorni successivi, nei suoi voli oppure a Roma, con i suoi colleghi, che cosa pensavate di quello qui? Dunque, noi fra colleghi, la maggior parte di noi, quasi escludemmo subito un cedimento strutturale del velivolo, in quanto lo conoscevamo, sapevamo che era uscito dalla grande revisione da poco tempo, quindi l'aeroplano rappresentava la perfezione. Ricordo che io proprio nel volo, l'ultimo volo che feci con quell'aeroplano, disse al comandante Ruocco, dico: guarda Augusto, questo aeroplano va come una spada, liscio, silenzioso, senza vibrazioni, ben trimmato, sembrava un aeroplano veramente uscito dalla fabbrica. Quindi non poteva... E noi, no, noi escludemmo subito cedimento strutturale. Poi, conoscendo anche le procedure di sicurezza dell'aeroporto di Bologna, escludemmo anche la possibilità di una bomba a bordo. Anche se si fecero subito delle eliminazioni con esponenti particolari da Bologna a Palermo, ma la escludemmo quasi a priori perché si conosceva la severità che avevano all'aeroporto di Bologna. E furono anche rapidamente smentite. Esatto, furono rapidamente smentite, per cui per noi rimase consolidata la questione di una probabile collisione in volo con un altro aereo, non conoscendo ancora il procedimento che avevano attuato i radaristi per avere la registrazione delle tracce, o addirittura un missile, perché sapevamo che c'erano delle esercitazioni. Questa è l'ipotesi che fa il comandante Marcelletti. Generale Mura, lei l'ha sentita, lei credo che ha invece un'altra ipotesi a proposito della sciagura del 19 dell'Italia. Ce la vuole dire? Io sono d'accordo col comandante Marcelletti e con le opinioni che si sono dette, che non è stato un cedimento strutturale dovuto al logorio dei materiali. Quindi il velivolo non ha avuto delle defaillance di questo genere, ci sono le prove che questo non è stato. Quindi certamente si è trattato di una deflagrazione esplosiva, e a questa conclusione perviene anche la commissione Luzzatti, nominata dal Ministro dei Trasporti, e nella sua indagine perviene a questa conclusione. Dove ho una mia ipotesi è che non può essere stato un missile di alcun tipo, perché le tattiche, non so se lei gentilmente mi lascerà poi il tempo di esporle o se torneremo su questo argomento, perché nessuna tattica di nessun missile aria-aria si svolge in quella maniera. Quindi la mia è una critica all'ipotesi... Che tipo di esplosione sarebbe stata, scusi? E se escludiamo un missile non rimane altro che una deflagrazione di un ordigno esplosivo situato a bordo, quindi una bomba o qualcosa del genere. Cioè lei dice che si è trattato di una bomba sistemata, no, per... Io non ho detto questo, lei mi fa dire cose diverse. Io ho detto che non è stato un missile, ecco. Questa è la mia tesi. Ma no, lei ha detto e la vorrei dimostrare. Lei ha detto a bordo, cioè nella stiva. Beh, o nella cabina, non c'è per altra esclusione. Se non è stato un missile esterno, deve essere stato qualcosa di interno. Di interno. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, mi chiamo Dario, telefono da Venezia. Sì, buonasera. Dunque, io sono un marinaio che era a bordo di una delle navi che andò in soccorso all'aereo. Premetto, era una nave militare, per cui non dico il cognome, perché quello che sto per dire potrebbe portarmi a dei guai. Può alzare un po' il livello della voce? Prego? Stavo dicendo qui alla regia, mi scusi, l'ho interrotta, vado avanti. Quella sera eravamo nel porto di Napoli e ricevemmo la chiamata per andare in soccorso all'aereo che era caduto. Poco prima però, questo si seppe alcuni giorni dopo, perché la disgrazia, cioè se ne parlò per alcuni giorni in nave, no? E alcuni giorni dopo girava per la nave una voce che, posso dirle io, era attendibile, che poco, un paio d'ore prima dell'SOS arrivò un fonogramma dove si diceva che una nave americana, specifico americana, in esercitazione in quelle acque, lanciò un missile da esercitazione e ne perse il controllo. Da lì, adesso io lascio a voi le conclusioni.
Grazie, grazie molto per la sua testimonianza. Questa era la voce, dunque una voce, non sappiamo quanto fondata, che comunque girava fin dalle prime ore successive all'incidente. Lei invece, lo riassumo per nostra chiarezza, in questa prima ipotesi che ha avanzato, dice si è trattato sicuramente di un'esplosione, ma di un ordigno posto all'interno del velivolo, nella zona inferiore, la zona della stiva, diciamo, o nella zona della fusoliera, della cabina. Grazie, generale Mura. Vorrei che adesso invece sentissimo un'altra testimonianza. È una testimonianza curiosa che abbiamo ripescato dalla storia di questa lunga vicenda. Il 16 di luglio, pochi giorni dopo, poche settimane dopo, il quotidiano Lotta Continua pubblicò una lettera anonima, dunque una lettera che già, una lettera anonima si presenta per così dire male, e che tuttavia, ancorché anonima, venne giudicata attendibile e degna di fiducia al punto che un po' di tempo dopo venne ripubblicata su un bollettino ciclostilato di un sindacato dei piloti della CISL. Che cosa si sosteneva in quella lettera? Che cosa si sosteneva in quella lettera? Lo abbiamo ricostruito con un attore nel film che adesso vediamo insieme. Quella sera un'attenzione particolare c'era in tutti i centri controllo radar militari, perché giù, nel triangolo Napoli-Sardegna-Sicilia, era prevista un'esercitazione combinata NATO e tutti i guidacaccia erano allertati perché può sempre succedere che un caccia perda la rotta e bisogna riportarlo a casa. Mentre il 19 Itavia sorvola Roma, all'Icola la sala operativa è in fermento. In parallelo col centro controllo radar di Marsala, i guidacaccia stanno seguendo le ultime fasi dell'esercitazione NATO. Gli F-5 della Marina americana si alternano nell'inseguire i nostri F-104. Ora sono loro a fare la lepre, mentre i nostri li inseguono sul mare al largo di Ponza. Vince chi aggancia prima e con meno istruzioni il bersaglio. A 25.000 piedi si gioca così, sul filo dei 1.300 orari. Sono le 20.37 e l'ultima coppia di F-104 è rientrata a Grazzanise. Ora tocca agli F-5 rientrare. La rotta è giusta, ma uno sta fuori di quota. In quel punto bisogna attraversare l'Ambra 13 e quello sta troppo in alto. Il guidacaccia lo chiama insistentemente, anche perché ora l'ha perso sullo schermo, e con la coda dell'occhio vede una traccia più grossa in rotta di collisione col caccia. Ma è sul direzionale. Il guidacaccia di Licola seguita a chiamare l'F5. Il radar di quota non gli dice niente di buono, anche se il 19 viaggia un po' più alto del caccia. Ma lui non ha sentito l'ultima conversazione del comandante con Roma Controllo. Lui è su un'altra frequenza che chiama il caccia. Il caccia magari parla col controllo di Marsala su una frequenza ancora diversa. Sono attimi, frazioni di secondo, e poi sullo schermo non c'è più la traccia del 19, mentre anche quella del caccia è sparita dallo schermo di Marsala. Due punti luminosi, due tracce. Tante vite scomparse perché qualcuno non ha visto e qualcun altro non ha sentito. Perché la frequenza è diversa, perché si gioca con la guerra, perché qualcuno è entrato con la sua bara da 2 milioni di dollari nella vita di 13 bambini e il mare, complice, ha seppellito tutti. Bene, questa era la lettera anonima, avete visto anche con qualche punta lirica, e che ci introduce, questo è il punto, alla seconda ipotesi. La prima ipotesi è quella che il generale Mura ha testé avanzato qui, esplosione all'interno del velivolo. La seconda ipotesi è che il velivolo sia stato impattato da un caccia americano. Daniela Periobella, giornalista del Messaggero, si è occupato dell'argomento ed si è occupato anche più in generale di problemi militari e radaristici relativi alla Italia meridionale. A Periobella abbiamo sentito nominare qui la località di Licola. Io vorrei chiederle perché l'Icola è importante e più in generale come funzionano i radar militari nel sud di questa penisola. Ma l'Icola è importante perché si trovava in faccia all'evento, cioè all'abbattimento del 19. E il radar di l'Icola
ha visto tutto quello che è successo quella sera sul cielo di Ustica. Oltre al radar di Licola, quel che successe quella sera fu visto dal terzo rock. Che cos'è il terzo rock? Che non è una musica. Non è una musica, no. È il centro nevralgico della difesa aerea italiana. Si trova sotto il Bosco delle Pianelle, nella Murgia, vicino a Martina Franca. Registra 24 ore su 24 tutto quel che accade e che possa minacciare il nostro paese. Questo centro nevralgico è in funzione, come ho detto, 24 ore su 24, e funzionava 24 ore su 24 anche quella sera. Ecco, che ci dicono Licola e il terzo rock, come lo chiama lei, come si chiama? Ma a me dicono, qua si continua a parlare molto di ipotesi, a me danno delle certezze. E cioè? Cioè che la nostra difesa aerea, che per dovere istituzionale deve difendere da possibili incursori, quella sera vide tutto quel che successe prima, nel momento fatidico e successivamente. La domanda è, questa difesa aerea, queste cose che ha visto e registrato da qualche parte elettronicamente, certo, intendo, le ha dette a qualcuno o no? E questo è il punto. Io vorrei sapere dal generale Mura come fa ad avere queste sue certezze. E lui ci ha detto poco fa che è escluso che quella sera ci fossero in volo altri aerei. Vorrei sapere dal generale Mura quale fonte diversa dalla nostra difesa aerea stessa che può aver negato questo evento. Non mancherà occasione di chiederglielo, perché il generale Mura tra poco sarà di nuovo tra noi, ci sarà una discussione e potrà rivolgerle direttamente queste domande. Intanto io vorrei presentare ai telespettatori altri due testimoni di questa sera. Il comandante Luigi Pinna, buonasera, comandante, e il generale, buonasera, dell'Aeronautica Militare Italiana, Zeno Tascio, s'accomodi. Un comandante di aereo civile, un generale pilota militare, e sono le due persone che sono le più adatte a commentare il programma nella fase alla quale siamo arrivati a questo punto. Vorrei che cominciasse il generale Tascio, se ritiene, mentre sposto questo microfono al comandante Pinna. Generale Tascio, abbiamo detto qui alcune cose. Vorrei che lei cominciasse rispondendo alla domanda. Il radar, il sistema radaristico che copre e protegge l'Italia meridionale, vide e registrò tutto quella sera, secondo lei, dalle conoscenze generali che lei ha di come funziona un sistema radaristico? Dottore, io premetterei che esiste una commissione d'inchiesta che ha citato il generale Mura, presieduta dal Luzzatti, dove tutte queste cose che noi stiamo analizzando sono esattamente delineate. Generale, queste cose che noi stiamo analizzando sono state raccontate, sì, ai membri di una commissione. Noi le stiamo raccontando ad alcuni, sì, milioni di persone. Era una puntualizzazione. Sì, anche se ripetiamo realtà, cose che lei conosce, sì, tecnicamente, credo che la loro divulgazione non era per negare l'esistenza, per non dire, era per precisare che quello che all'epoca risultò è stato chiaramente delineato. E sentiamolo dunque, in breve. Esistono due radar che controllano la zona della difesa aerea, un radar di Licola, come è stato detto, ed un radar di Marsala. Benissimo, così va bene. I quali hanno a quella quota, per quel tipo di velivolo, una visualizzazione della traccia radar del 19 che scorre. Le modalità, peraltro, di controllo del traffico aereo, quindi della difesa nella fattispecie, fanno sì che il velivolo che scorre in aerovia non è un oggetto che la difesa aerea tiene in accurata considerazione. Lo tiene in accurata considerazione ogni qualvolta questo velivolo dall'aerovia si dovesse spostare e quindi andare fuori del suo percorso con un comportamento anomalo. In parole povere, scusi, mi faccia tradurre, sì, in termini profani. Sì. Se un aeroplano di linea
segue la rotta che gli è stata assegnata e che diventa, comandante Pinna, mi corregga se sbaglio, e che diventa un po' una rotta di routine per tutti gli aerei che seguono quel determinato percorso, i radar della difesa non lo guardano neanche. Una volta che lo hanno identificato, lo lasciano andare tranquillamente. Lo lasciano andare, è una competenza del controllo. Quali conseguenze porta questa premessa, generale Tascio? Porta la conseguenza che il velivolo, come è risultato chiaramente, era secondo un comportamento regolare, un volo regolare. I due radar non hanno visto delle tracce nelle immediate vicinanze di questo velivolo. E le relative registrazioni di queste mancate avvistamento sono state consegnate alla commissione inquirente e sono tuttora disponibili per chiunque volesse vedere. Comandante Pinna, lei è d'accordo su quello che dice il generale? Sì, per le conoscenze che ho del sistema di difesa aerea, di controllo del traffico di difesa aerea, questo avviene in questo modo. I radar militari sorvegliano tutto lo spazio aereo, sia quello destinato ai civili che ai militari. Intervengono, da quello che so, solamente nel momento in cui un aereo civile esce da quelli che sono, diciamo così, i corridoi assegnati. E qui siamo nella normalità. Gli aerei civili scorrono ordinatamente lungo le loro rotte, gli aerei militari che lei valorosamente comanda, alcuni dei quali si fanno le loro esercitazioni da altre parti, la norma, ma può accadere che questa norma venga violata e allora cominciano i guai. Se gli aerei militari non stanno nelle zone che sono loro assegnate per le esercitazioni e per esempio invadono accidentalmente le aerovie destinate agli aerei civili, che succede, generale? Dunque, dottore, io proverei a metterla in questi termini. Esiste uno spazio aereo comune. In questo spazio aereo esistono delle zone, delle aerovie così chiamate, che sono dei percorsi che seguono e gli aeroplani civili e gli aeroplani militari che seguono certe normative del volo. Esistono degli spazi destinati all'attività esercitativa militare. Ed esistono e sono ben conosciuti da tutti i naviganti, sono delle zone ben individuabili, in cartine preposte, eccetera, dove si svolge una certa attività militare. Esistono poi delle altre zone che sono degli spazi aerei internazionali, sui quali chiunque, al di fuori delle aerovie, può lecitamente esercitare la propria attività di volo. Lei, comandante, quindi, sì, prego. Scusa. Concluda tranquillamente, ma per carità. Volevo aggiungere che esistono anche dei piloti militari e civili altrettanto professionisti. Sono dei professionisti che esercitano la loro attività secondo il rispetto di certe norme, di un certo addestramento e così via dicendo. Esistono ancora degli organi preposti a controllo di queste attività, che attualmente sono nella nostra nazione delle autorità civili e delle autorità militari che esercitano il controllo su due diverse zone, ma che tra loro si coordinano in maniera assoluta, direi. All'epoca dei fatti, essendo i due tipi di controllo sotto il controllo militare, il coordinamento era evidente e naturale in un certo senso. Oggi? Oggi è la stessa cosa, perché se mi consente una digressione, forse ci arriviamo in un secondo momento, ma sentivo il dottor Purgatori che faceva questa ipotesi della difesa aerea, del soccorso che è intervenuto prima, eccetera. A me sembra di dover spiegare che proprio in questi organi di controllo del traffico aereo attualmente esistenti, civili, c'è un organismo militare nell'interno di questo che è preposto proprio a coordinarsi. Questo organismo è proprio per il soccorso e per la difesa aerea. Quindi non è detto che il controllore che sa di un incidente debba essere lui e lui soltanto, perché c'è dentro una cellula, proprio perché il soccorso deve essere tempestivo, eccetera. Quindi ecco che voglio concludere, che esistono tutte queste cose, per cui i traffici sono separati, il che significa che può essere commesso un errore, certamente. Generale Mura, quello che lei ha detto è molto convincente ed è anche molto chiaro, ma purtroppo non corrisponde con quello che stiamo per sentire nel filmato che adesso va in onda. A questi comandanti, tre, che stanno per comparire davanti ai nostri occhi e dei telespettatori, noi abbiamo rivolto la stessa domanda che prima ho fatto a lei. È possibile che le aerovie civili siano perforate improvvisamente, senza preavviso, da aerei militari? Ecco le loro risposte. Eh,
ci sono state delle mancate collisioni in almeno tre casi eclatanti fra aeroplani di linea che volavano sull'aerovia Ponza-Palermo o altra aerovia, quella che va da Ponza a Reggio Calabria, e che hanno dimostrato la possibilità di incontri ravvicinati che si sono conclusi felicemente soltanto probabilmente per fortuna, ma avrebbero potuto anche concludersi in modo tragico. Ricordo un'esperienza personale accaduta quando stavo all'Itavia, intorno al 79, se non ricordo male, che durante una fase di avvicinamento presso l'aeroporto di Palermo, la nostra traiettoria è stata attraversata da un aeroplano imbarcato su una nave, immagino americana, e nessuno ne era a conoscenza, anche perché gli aeroplani che volano seguendo le regole del volo a vista o che devono dirigersi nella loro portaerei, di cui non si conosce ufficialmente la dislocazione nel mare, non dicono a nessuno né dove vanno e da che parte ci vanno. La non conoscenza da parte del pilota militare di un sentiero di avvicinamento o di un certo tipo di traffico può portare a certi inconvenienti. Si dice che accada spesso di fare degli incontri ravvicinati non previsti dai NOTAM. Esatto, non previsti dai NOTAM, perché probabilmente qualche portaerei della NATO che sta gironzolando per il Mediterraneo lancia i suoi aeroplani che avranno probabilmente, io non conosco le regole delle portaerei, avranno probabilmente anche loro una quota e una rotta da seguire prestabilita, probabilmente il pilota magari se ne va un po' zonzo per i cieli, visto che volare è sempre bello, quindi se ne va per i cieli senza pensare, senza preoccuparsi di quello che potrà trovare. E questo vale anche nel caso di intercettori, perché certo, vale anche nel caso di intercettori, indubbiamente. Perché non è prevedibile il momento in cui si alzano. Esatto, non è prevedibile. In genere l'intercettore oggi in Italia si alza solamente quando sui radar appare una traccia sconosciuta, cioè una traccia che è priva di piano di volo. Si alzano solamente in quel momento. Io ripeto, ai miei tempi capitava anche che si partisse su allarme per intercettare un velivolo civile che se ne andava tranquillamente per i fatti suoi, per addestramento degli operatori radar e nostro come intercettori. Come il comandante Marcelletti che abbiamo appena sentito, anche il generale Tascio che siede qui in studio con noi è un pilota intercettore. Come giudica, come commenta le dichiarazioni che abbiamo appena ascoltato? Ma dottore, indubbiamente alla stessa domanda che lei ha posto ai miei colleghi dell'aviazione civile, dovessi rispondere io direi sì, le aerovie sono penetrabili dai velivoli militari. Esiste una normativa per la quale io posso con un velivolo attraversare questi corridoi in condizioni di volo chiamato Victor Mike, cioè in condizioni di volo di visibilità assoluta, per il quale vedo l'aeroplano e attraverso. Quindi è chiaro che laddove il pilota civile, e qui è il punto un po' forse da spiegare, il pilota civile vede degli aeroplani militari che fanno le loro cose, non è nella stessa frequenza radio, non è sotto lo stesso controllo radar, non sa delle intenzioni di questi velivoli che sono molto veloci, molto maneggevoli e certamente si preoccupa della loro. Ma il pilota militare dall'altra parte vede tranquillamente il velivolo civile, lo controlla, lo segue, lo evita e così via dicendo. Quindi le due cose sono perfettamente compatibili. Comandante Pinna, dal punto di vista del pilota civile quello che dice il generale Tascio è convincente? Aspetti, prima sentiamo. Prego. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Ho telefonato prima per dire che siccome faccio questo viaggio Roma-Lamezia, più o meno la stessa rotta, e lo faccio 4 volte al mese, quindi sono 13 anni che faccio questa, cominciato dall'Italia, e giustamente conoscevo molti piloti Italia, e subito dopo, proprio lo stesso giorno l'ho fatto da Roma-Lamezia, ma nei giorni futuri che passarono a questo incidente, e appunto con alcuni comandanti che conoscevo ormai bene, parlavano che probabilmente l'incidente sarebbe successo per colpa di un missile lanciato per sbaglio o sfuggito al controllo di un intercettore durante le esercitazioni della Clemenceau con le altre flotte, con l'altro tipo di flotta che c'era in quel momento della NATO. Abbiamo raccolto anche noi questa voce.
Ne parliamo tra un momento. Grazie per avercela ricordata. Questa cosa appunto perché i comandanti d'Italia dicono questo. Infatti è una delle ipotesi che vennero avanzate, la commenteremo tra poco. Comandante Pinna, dicevo, dal punto di vista suo, quello che dice il generale Tascio è convincente? Sì, è convincente perché in effetti è quello che succede. Dove però si possono verificare dei comportamenti anomali che sono poi quelli che possono innescare eventualmente un incidente, può succedere cioè questo, che l'attraversamento di una strada riservata, diciamo così, alle attività di linea regolare, sia essa con velivoli civili o militari, perché è percorribile da tutti quanti, può succedere che un aeroplano militare attraversi questa linea riservata, dicevo, al traffico civile, senza che esistano tutte quelle condizioni che gli permettono, sotto il profilo, diciamo così, legale o di regola, di poter attraversare lo spazio aereo riservato ai civili. A questo si aggiunge, a me è successo qualche volta in Germania, in Italia mai, ma in Germania è successo di aver avuto degli attraversamenti di aeroplani militari tedeschi, dunque non so di quale nazionalità fossero, probabilmente tedeschi, perché non si vede da lì che o uno riesce a vederlo subito oppure è difficile poi riuscire, perché è molto veloce l'attraversamento, perché se poi sono in rotte opposte addirittura le velocità si sommano. E comunque in alcuni casi è il radar civile che ci mette al corrente di questo attraversamento, ci dà la direzione e tutto quanto. In alcuni casi invece il radar dice che ci sono tracce sconosciute a lui stesso, è il radar civile che parla. In altri casi invece, questo però a me non è mai successo, dell'attraversamento di un traffico non conosciuto né dal radar civile né da noi o da quello militare. Lei in generale ritiene questi attraversamenti fonte di potenziali incidente, a caso Itavia a parte? Beh, io esprimo un'opinione personale, che è la seguente. Sappiamo tutti quanti che lo spazio aereo riservato all'attività di volo civile è regolamentato, altrettanto quello riservato all'attività militare. Sia il pilota militare che quello civile è perfettamente a conoscenza di questi spazi aerei riservati per l'attività di volo, per noi civile, per i militari civile. Quello che però può innescare un incidente, secondo me, è che in entrambi i casi, cioè dell'aeroplano militare che svolge la propria attività addestrativa in spazi aerei riservati a questo tipo di attività, non si può mai escludere a priori la possibilità di sbaglio, sia esso umano sia esso di carattere meccanico, dal momento che si tratta di mezzi. Quindi un missile che viene lanciato per esercitazione può impazzire. Un pilota militare che fa un certo tipo di attività può anche lui incorrere un errore, come può incorrere il pilota civile. Generale Tascio? Non è una norma questo attraversamento. La mia risposta era in linea generale, tendente a dire che si può, sì, è affermativo, si può attraversare, ma non è una norma. Lo si fa solo quando lo si deve fare per circostanze. E concordo pienamente con quanto dice il comandante Pinna, che tornando a quello che diceva all'inizio, che l'insieme di questi fattori è l'errore umano che si deve cercare di evitare. In effetti la nostra posizione come aeronautica militare nel formulare delle ipotesi, nell'investigazione del volo, che è la nostra materia per evitare gli incidenti, si fanno delle ipotesi, alcune delle quali poi si escludono. Ecco, noi abbiamo dato il nostro contributo e continuiamo a darlo per cercare qual è quella ipotesi che può essere più attendibile, e riteniamo che questa ipotesi di collisione tra due velivoli non sia attendibile nella fattispecie. Questo è il punto, diciamo, al quale con il suo quesito io intendevo proprio riferirmi. La ringrazio di aver annunciato il tema. Più tardi nel corso di questo programma lei magari ci dirà sulla base di quali valutazioni non ritiene attendibile. Perché adesso devo dire che dopo aver avanzato la prima e la seconda ipotesi ne devo avanzare una terza, che riassumendo sempre il caso che è stata avanzata, dunque non è una novità, che causa di quella sciagura del 27 di giugno del 1980 sia stato l'impatto con un MiG, un aereo di fabbricazione sovietica in funzione, in servizio presso l'aeronautica della Jamahiriya, cioè della Libia di Gheddafi, il famoso caso del MiG libico che vediamo ricostruito in questo filmato girato pochi giorni dopo la sciagura.
Sono le 11.10 circa di venerdì 18 luglio. Un aereo sconosciuto sfreccia verso i monti della Sila in Calabria, proveniente dal mare Ionio. Non lo vede nessuno, nemmeno l'occhio elettronico dei radar. Questa è una nostra ricostruzione. Qualche minuto dopo, alcuni contadini odono una specie di tuono. Poi il fumo si alza lungo il costone montagnoso di Timpa delle Magare, il posto delle streghe. Siamo nel territorio del comune di Castelsilano, in provincia di Catanzaro, 750 metri sul mare. C'è un incendio. Un gruppo di lavoratori forestali accorre. Sarà il solito incendio, dicono, per autocombustione. È una giornata tutta sole. Arrivano sul posto in mezz'ora e trovano le fiamme, non molte, ma anche un aereo. I suoi resti sparsi per un raggio notevole. Poco distante un uomo bocconi è morto. Comincia così la misteriosa vicenda dell'aereo schiantatosi sui monti della Sila. La notizia arriva in paese, si pensa a uno scherzo, persino i carabinieri della stazione vicina sono scettici. Comunque mandateci subito una guardia comunale che nessuno tocchi niente, dicono al sindaco. A Timpa delle Magare invece accorrono in molti, compreso il medico condotto, il dottor Francesco Scalise. Beh, la scena, abbiamo trovato un cadavere, bocconi, con l'apparecchio del paracadute, il sedellino di slancio. Fuori? No, attaccato sulle spalle. Ah, ecco. E il paracadute era aperto sulle spalle, sì, in parte? Sì, in parte era aperto. L'aeroplano quanto era distante? L'aeroplano era su un 20 metri più in giù perché gli era passato sopra. Perché era scivolato lungo il costone, era passato sul cadavere ed era più giù in più pezzi. Poi arrivano i carabinieri, almeno 3 ore dopo, e da quel momento ad oggi sono passati 6 giorni. La zona diventa tabù, nessuno può più avvicinarsi. La notizia monta lentamente, sabato c'è lo sciopero dei giornali, ma domenica è in prima pagina su tutti i quotidiani nazionali. Poi arriva domenica pomeriggio il comunicato del Ministero Difesa. È un MiG-23 di fabbricazione sovietica di tipo esportazione. Non ha armi, non ha apparecchiature fotografiche, a bordo pochissimo carburante. Ha i contrassegni libici. Il pilota non è identificato. Il carteggio di bordo è scritto in arabo. Il comunicato non placa dubbi, illazioni, le ipotesi più azzardate. Perché è precipitato? Un errore di rotta o il pilota chiedeva asilo politico? Si adombra persino che sia stato abbattuto da un missile. Intanto, sul tavolo del Ministro della Difesa arrivano molte interrogazioni parlamentari. Tutte sottolineano, allarmatissime, il fatto che l'aereo sia sfuggito a qualsiasi controllo. E arriva poi il secondo comunicato. La Libia si fa viva, era ora. L'incontro ravvicinato del MiG col suolo italiano non ha doppi fondi per loro. Il pilota è stato colto da collasso cardiaco, dice l'agenzia di stampa governativa libica, mentre volava su regolari canali aerei internazionali in volo di addestramento. Il chiarimento invece dà un'altra mano di giallo. Due punti destano fortissime perplessità. Come si può affermare dalla Libia che il pilota è morto di infarto e quindi ha perso il controllo dell'aereo? Il pilota aveva attaccato il paracadute sulle spalle ed era piegato, non so, un po' di traverso. C'era 1,5 metri di paracadute che sporgeva fuori, di colore arancione. Aprire il paracadute per un uomo colto da infarto su un MiG in volo, si osserva, è assai improbabile. Un'altra testimonianza. L'aereo a quanto distava dal cadavere? C'erano 15 metri, 20. Cioè in più nel fiume c'erano 2 serbatoi. I serbatoi non sono scoppiati dunque, e la conferma che il carburante era davvero pochissimo. E allora come avrebbe fatto a rientrare questo aereo alla sua base in Libia? Gli interrogativi saltano fuori come da una scatola cinese, mentre nella zona, a 4 giorni dal disastro, i militari continuano a cercare fra i rottami del MiG. Non si sa che cosa. Ma si ha intanto la sensazione che non si vogliano creare incidenti diplomatici. L'infarto al pilota giustifica la caduta dell'aereo sul suolo calabrese, ma non il buco dei radar. Non ci sono risposte di nessun tipo a questa domanda, forse la più importante. Il ricordo vivissimo del resto della sciagura del 19 Bologna-Palermo e l'ipotesi di collisione con aerei sconosciuti in volo sulle nostre rotte riaffiora inquietante. Il MiG-23 ne è una dimostrazione palese, del resto. La magistratura di Crotone, competente per territorio, ordina martedì l'autopsia del pilota, di cui soltanto oggi si è saputo il nome, Fadal al-Adim, 30 anni, nato a Tripoli, celibe, musulmano. Si vuole una risposta all'ipotesi dell'infarto. E l'autopsia viene eseguita ieri. I risultati si sapranno fra qualche giorno. Ma i medici hanno già fatto sapere che sarà difficile dimostrare o meno il decesso per cause cardiache. Il corpo è in avanzato stato di decomposizione, il cuore ha gravissime lesioni da trauma provocate dalla caduta. E si ritorna quindi al punto di partenza. Forse non sapremo mai la verità. La salma verrà restituita ai libici.
Richiamo la vostra attenzione sulle parole che concludevano questo servizio che andò in onda il 17 di luglio del 1980. Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione. Dopo la telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Sono l'onorevole Costantino Belluccio. Buonasera onorevole. La voce è un po' così, ma sono un po' influenzato. Io sto scrivendo un libro che ha per titolo A domanda non risponde, che è la raccolta di tutte le mie interrogazioni, le più clamorose, che non hanno mai avuto una risposta in Parlamento. E io mi riferisco adesso, nel caso in esame, alla interrogazione che io ho presentato il 2 dicembre del 1986, rivolta al Presidente del Consiglio, in cui fornivo una serie di notizie in relazione all'aereo libico precipitato a Castelsilano. Io chiedevo se il Presidente del Consiglio era a conoscenza che i professori Erasmo Rondanelli e Anselmo Zurlo, i due medici legali, eseguendo la mattina del 22 luglio, cioè 4 giorni dopo la... Onorevole, posso pregarla di essere più sintetico? Sì. Mi scusi. Io mettevo in evidenza una serie di contraddizioni, tra cui quella che mi pareva clamorosa, secondo cui dall'autopsia risultava che il corpo era in avanzato stato di decomposizione, mentre un successivo referto medico diceva che la morte era avvenuta poco prima del rinvenimento. La ringrazio di aver ricordato questa contraddizione, di cui parliamo immediatamente con il collega Aperio Bella, perché proprio questo, onorevole Belluccio, era il punto al quale volevamo arrivare, che lei ci ha richiamato. Devo anche dire che tra poco risponderà su questo stesso punto l'onorevole Giuliano Amato, oggi ministro del Tesoro, al tempo di cui lei si riferisce, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che della faccenda di Ustica si è occupato e che noi abbiamo la fortuna di avere stasera in studio con noi. Aperio Bella, l'onorevole Belluccio e il nostro filmato ci pongono davanti a una contraddizione. Questo cadavere del pilota libico recuperato era in avanzato stato di decomposizione. Sì, che sì. Conclusioni ne possiamo trarre? Che ipotesi? Questa storia del MiG-23... 21. Era un 23. Era un 23. MiG-23. È una storia veramente affascinante e piena di misteri, ma anche di certezze. Ma la cosa più bizzarra è proprio questa, forse, dell'avanzato stato di decomposizione della salma del pilota libico. Il medico condotto del paesino calabrese che fece l'esame immediato su questa salma sostiene, e lo scrive, che c'era un avanzato stato di decomposizione. Lo scrive lui stesso, che poi dirà che invece, secondo la sua ricostruzione, quello che vide, questo cadavere, mi consentire il termine, era fresco. Beh, questo cadavere, come vedrà poi molto chiaramente l'autopsia effettuata da medici che sanno fare le autopsie, indica che questa salma non era del 17-18 luglio, ma aveva almeno 20 giorni di invecchiamento, di decomposizione. Dal che si può dedurre una cosa, cioè 20 giorni prima, guarda caso, cadde il 19 dell'Italia. Grazie. Questo ci porta dunque nel cuore della terza possibile ipotesi. Quello che ha determinare la caduta, la tragedia di Ustica, sia stato un impatto o un attacco volontario, involontario, del caccia dell'aviazione libica MiG-23. In quei giorni c'era uno stato di forte tensione tra la Libia e la Francia per via della questione del Chad, per cui venne anche avanzata l'ipotesi che in realtà il MiG-23 libico uscisse o fosse stato ingaggiato in una scaramuccia aerea da un caccia dell'aviazione, dell'aeronautica militare francese. La voce è circolata, è stata smentita e l'ambasciatore di Francia
sapendo che noi andavamo in onda stasera con questo programma, ha indirizzato una lettera all'ideatore di questa trasmissione, il professor Leo Beguin, nella quale precisa che il 27 di giugno del 1980 la posizione delle portaerei francesi che incrociavano nel Mediterraneo meridionale, erano due, la Foch e la Clemenceau, era la portaerei Foch nelle vicinanze di Toulon assicurava un'attività per la qualifica dei giovani piloti e non poteva allontanarsi dalle vicinanze immediate di questo porto, i suoi aerei non erano armati. La portaerei Clemenceau, dopo aver rimandato il suo gruppo aereo verso terra, è già stato ricordato dal generale Mura prima, nella serata del 26 giugno, il giorno prima dell'incidente, è entrata nel porto di Toulon il 27 giugno 1980. Per vie illegali. È stato imposto per vie legali. Adesso il ministro Formica ci ha detto, ci ha fatto sapere che questo segreto veramente esiste ed esiste in questa forma e ci ha detto anche chi è il responsabile. Perché io leggo l'articolo pubblicato. Non tutto, spero. Naturalmente, no, leggo alcune dichiarazioni molto. Molto brevi. Sono tra virgolette, vero? Mi pare di ricordare. Molto brevi, sì. Si riferisce alle prime dichiarazioni uscite sul settimanale L'Espresso, immagino, sì, avvocato. Sì, sul settimanale L'Espresso il 1 maggio 88. Ecco sì. Che cosa ha detto. Poche ore dopo l'incidente telefonai al generale Saverio Rana, allora presidente del registro aeronautico e quindi massimo responsabile della sicurezza degli aerei civili. Mi diede subito un'informazione precisa. Poi successivamente dice, Rana mi chiarì che le sue tempestive informazioni gli derivavano da un'analisi dei tracciati radar e da sue fonti precise. Quindi abbiamo una doppia precisazione, cioè la precisazione che riguarda la comunicazione di Rana al ministro Formica e il fatto che altrettanto precise, quindi attendibilissime e sicure, sono le notizie che lo stesso Rana ha ricevuto. Ora io non mi voglio dilungare, voglio soltanto dire che quando il ministro Formica è stato intervistato da Andrea Purgatori, che i telespettatori hanno visto adesso qui, e che rivedranno fra poco, quando ha voluto dire che quella era soltanto un'ipotesi, che si trattò di una deduzione logica che partiva dalle acute riflessioni del Presidente. Io credo che nessuna acuta riflessione del Presidente del Registro Aeronautico, sì, cioè del Generale Rana, nessuna acuta osservazione può avere la forza che ha quel discorso che lui ha fatto prima, cioè una doppia precisazione. Avvocato Ferrucci, un momento, la interrompo, tanto sì, dovremmo stare qui a lungo, perché il generale Tascio voleva intervenire su questa. Volevo precisare che la posizione del presidente del registro verte su fatti tecnici, cioè come responsabile dell'efficienza tecnica dei velivoli civili, lui asserisce e dice assolutamente il velivolo era in perfette condizioni di navigabilità. Ma mi sembra che anche in data odierna le dichiarazioni del ministro Formica siano state corrette dallo stesso ministro in un certo senso, quindi proprio in data odierna. Quindi il generale Rana, quando poteva fare delle ipotesi, erano ipotesi che poteva fare chiunque. Non preciso era la funzione di presidente del registro, non è che lo poteva titolare memoria, a dire che... Preciso per la memoria degli spettatori che purtroppo il generale Rana nel frattempo è morto e quindi non ci può dare la sua versione, non ci può dire come si fece quella convenzione. Ma c'è qualcuno che è vivo però. Chi è? Il generale Bartolucci. Il generale Bartolucci dovrebbe sapere tutto quello che è successo. Che faceva il generale? Che funzione aveva il generale? Il generale Bartolucci dirigeva tutti quanti i nostri radar, tutti quanti i radar della difesa aerea, sia civile che militare. All'epoca. Era presidente dell'Istituto di Controllo sul Volo Civile. Sì, questa è la sigla. No. Sapeva tutto di quello che succedeva quella sera. Sarà stato sentito dalla magistratura, voglio sperare. Immagino di sì, spero di sì. Posso dire qualcosa io? La il prego. Generale Lamberto Bartolucci, io ho chiesto al giudice istruttore Vittorio Bucarelli che fosse ascoltato e l'ho chiesto con un'istanza presentata e depositata ritualmente nella cancelleria del Tribunale Penale di Roma il 19 dicembre 1986. È passato un anno e mezzo
E ancora non è stato interrogato questo generale. Avvocato Ferrucci, lei ci dice delle cose che non sappiamo veramente come commentare. Torneremo su questa cosa, torneremo sulle altre. Ora sono le 10:20 circa, dobbiamo tra poco interromperci perché deve andare in onda il telegiornale. Prima che questo accada vorrei presentarvi un ultimo filmato per questa parte. È un filmato che abbiamo ricostruito in collaborazione con la BBC, nei cui archivi siamo andati a ripescarlo. Un filmato trasmesso nel 1982, dunque 5 anni fa, ma da allora a oggi le cose non sono cambiate. Un filmato che ci porta nel cuore di questa ipotesi che stiamo facendo, ricco di informazioni, di ricostruzioni che rendono anche plasticamente quello che può essere avvenuto quella notte del 27 di giugno del 1980. Il filmato significativamente si chiamava in inglese Murder in the Sky, assassinio nei cieli. Vediamolo insieme. Questa è la sede centrale della National Transportation Safety Board, l'ente federale americano per la sicurezza dei trasporti. Gli investigatori italiani si sono rivolti qui per saperne di più su un'immagine rivelatrice del cielo al momento del disastro. John McDowell, un esperto del settore traffico aereo, ebbe l'incarico di compiere un'analisi ufficiale. Questi sono i dati su cui ha lavorato. Un tracciato della rotta elaborato dal calcolatore in base alla registrazione delle tracce radar rilevate negli ultimi minuti prima della scomparsa dell'aereo. La linea mostra la rotta effettivamente seguita dal 19 verso Palermo. Ma sul tracciato il signor McDowell vide anche altre cose. Alle 20:58 primi e 11 secondi il radar primario di Roma aveva captato una traccia qui. 29 secondi più tardi un'altra traccia veniva rilevata qui. 12 secondi dopo l'esplosione del 19 una terza traccia veniva individuata qui. La disposizione delle tracce fornì a McDowell la prova che vicino al 19, alcuni secondi prima e dopo l'esplosione, c'era un oggetto volante. Tale oggetto non poteva che essere un altro aereo. Si vede l'aereo misterioso navigare parallelamente al 19 e poi dirigersi sull'aereo di linea. Nel rapporto ufficiale McDowell, ex pilota di caccia, fece questa annotazione. Poco prima dell'esplosione, un oggetto misterioso proveniva dal sole puntando verso il 19. Il pilota dell'aereo di linea, se avesse guardato in quella direzione, avrebbe dovuto guardare dritto nel sole. In poche parole, il tracciato radar mostra un oggetto volante che viaggia alla stessa velocità d'attacco e con le stesse modalità di un caccia militare. Il signor John Trensu, ex direttore della sezione Guerra Aerea del Dipartimento della Difesa e tuttora consulente del Pentagono, ha analizzato le conclusioni del signor McDowell per ricostruire la dinamica dell'incidente. Questo è un ingrandimento dell'immagine ricavata dalla registrazione del radar del Centro di Controllo del Traffico Aereo di Roma. Le conclusioni da lui tratte sono basate sulle caratteristiche tecniche e sulle tattiche d'impiego dei moderni aviogetti da combattimento. Quello che forse è accaduto è questo. Mentre il 19 procede lungo questa rotta, il caccia si avvicina e, acquisitolo sul suo radar, effettua una virata qui. Poi continua, vira ancora. Si trova circa in questo punto quando, messosi in volo orizzontale, lancia il missile. Pochi istanti dopo, il missile procede in questa direzione e intercetta il 19, più o meno in questo punto. Sono passati 45 secondi. In quel momento il caccia è più o meno qui, a circa 5,7 miglia nautiche, e cioè a 11 chilometri dalla posizione del 19 in quello stesso momento. L'esplosione per impatto potrebbe essere avvenuta in quel momento o circa 6 secondi dopo, il tempo che intercorre fra due scansioni del radar. Sembra che le cose siano andate proprio così. Così la straordinaria conclusione cui si è giunti è questa. Il 19 fu abbattuto. Nascono spontanei a questo punto due interrogativi. È stato un incidente del tutto involontario provocato da un aereo amico o il risultato di un attacco deliberato? Indagare per confermare i sospetti suggeriti dal primo interrogativo non è stato difficile.
Questi Starfighter italiani di base a Trapani volano con missili armati quando intercettano intrusi potenzialmente ostili nello spazio aereo italiano, ma rappresentano soltanto una parte della presenza militare, nazionale o internazionale, che opera nella regione. Altre basi dei caccia da intercettazione di Starfighters si trovano oltre che a Trapani, a Gioia del Colle, a Grazianise e più a nord a Grosseto. La NATO si serve della base aerea di Sigonella presso Catania per operazioni di ricognizione antisommergibili. I paesi della NATO si servono inoltre del centro missili di Pertas de Fogu, nella parte orientale della Sardegna, e nella parte occidentale di uno dei più sofisticati centri per l'addestramento al tiro che opera dalla base aerea di Decimo Mannu. Questa è la sesta flotta statunitense con le sue portaerei e i mezzi navali di ogni genere, il cui comando si trova presso Napoli. Sia i paesi della NATO che i paesi del Patto di Varsavia hanno libertà di movimento e di impiego delle loro portaerei nel Mar Tirreno. La nostra inchiesta ha rilevato notevoli debolezze nella tesi secondo cui il DC-9 sarebbe stato abbattuto per errore. Tutte le forze aeree NATO che operano nella zona hanno fermamente smentito che i loro caccia stessero compiendo un'esercitazione o fossero comunque in transito nello spazio aereo vicino a quello dell'incidente del DC-9. Inoltre, raramente i caccia trasportano missili armati ed è praticamente impossibile lanciarne uno per errore. Dalla mia esperienza e dalle mie inchieste sulle basi NATO, posso affermare che sarebbe poi difficilissimo far passare inosservate le catastrofiche conseguenze di un simile atto. Questa è la Saratoga. Fa parte della sesta flotta statunitense ed era la portaerei in servizio nel Tirreno nel giugno 80. I suoi caccia sono armati con missili e sono impegnati in continue esercitazioni in quella che fu la zona dell'incidente. Ma quel giorno, il 27 giugno, la Saratoga si trovava alla fonda nel porto di Napoli e per tutto il giorno non fu effettuato neanche un volo. Esiste però anche una seconda ipotesi ed è quella dell'attacco deliberato, il cui solo responsabile potrebbe essere la Libia, paese con una consistente presenza in quello spazio aereo. Qui però le prove sono più complesse. Da tempo la Libia era sospettata di compiere con la sua aviazione militare violazioni dello spazio aereo italiano. Circa un anno fa, a 16 miglia al largo della costa libica, le già difficili relazioni tra Stati Uniti e Libia degenerarono in un violento scontro. Due F-14 americani furono attaccati dai caccia libici. Gli americani risposero abbattendo due di questi caccia. Al momento dell'incidente del DC-9, anche le relazioni tra Libia e Italia erano estremamente tese. I caccia sono di proprietà dei governi e certamente nessun governo sarebbe mai disposto ad ammettere di essere il responsabile di un simile attacco su un velivolo indifeso. Così non sorprende che tutti neghino formalmente che i loro caccia si trovassero vicini alla zona dell'incidente. Ma certamente qualcuno c'era ed ora tace. Sembra un'ironia, ma il radar militare italiano di Marsala, l'unico che forse sarebbe stato in grado di intercettare il velivolo che attaccò il DC-9, non riuscì a farlo per una terribile coincidenza. Proprio nel momento in cui gli occhi del radar avrebbero dovuto essere bene aperti, erano invece chiusi. La base era in piena esercitazione di addestramento e tutta l'attrezzatura computerizzata era concentrata su una simulazione di attacco all'Italia da parte di caccia nemici. In questo documentario in realtà c'è una imprecisione. L'ultima frase che avete ascoltato non è vera. Questo era il testo tradotto in italiano del documentario della BBC. Non era vero che il radar di Marsala era cieco nel momento dell'incidente. Diventò cieco perché si concentrò su una sua esercitazione 4 minuti dopo. Dunque in quel momento vide quello che stava accadendo. Questo era il documentario della BBC che conclude comunque questa sezione. Non la voglio chiamare prima parte perché il tema complesso di stasera non ci permette di dividere prima e seconda parte. Dobbiamo mandare in onda il telegiornale con le notizie. Torneremo a collegarci con voi tra pochi minuti. Rimaniamo comunque accanto ai telefoni 8262 per eventuali vostre chiamate. Abbiamo da proporvi due documenti inediti nella parte che seguirà il telegiornale. A tra poco.
Torniamo in onda con Telefono Giallo dopo l'interruzione del telegiornale. Stiamo parlando della tragedia di Ustica il 27 giugno del 1980, il DC-9 dell'Itavia caduto con 81 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio, 81 morti. Abbiamo avanzato quattro ipotesi. La prima, qui portata in studio dal generale Mura, che si sia trattato, che il velivolo sia precipitato per un'esplosione avvenuta all'interno della, o nella stiva o nella carlinga, all'interno della fusoliera. La seconda, che si sia trattato dell'impatto con un caccia americano. È un'ipotesi che venne avanzata dal quotidiano Lotta Continua a seguito di una lettera anonima e poi ripresa da un bollettino del sindacato piloti della CISL. La terza, che si sia trattato di un impatto, di un attacco con un MiG libico che cadde nella Sila, in Calabria, nei giorni immediatamente successivi all'incidente, non si sa quanti giorni, le condizioni del cadavere del pilota libico caduto con l'aereo non lasciavano presupporre quanti giorni dopo. L'argomento è dibattuto. La quarta, infine, che si sia trattato dell'attacco di un missile. Pronto? Pronto? Sì. Sono Scialoia dell'Espresso. Il giornalista Mario Scialoia dell'Espresso. Sì, e siccome ho fatto quell'intervista a Formica di cui avete parlato pochi minuti fa, prima dell'interruzione, e ho sentito che c'era contestazione su quello che aveva detto Formica, io volevo riferire una cosa precisa, nel senso che Formica, quando mi ha raccontato quello che gli aveva detto Rana, non ha detto che Rana gli aveva riferito delle ipotesi, bensì dei fatti precisi. Io ho davanti a me il quaderno di appunti che avevo quando ho intervistato Formica. Scialoia, devo ricordarle che Formica, successivamente all'uscita del suo primo articolo firmato con Ficoneri, ha corretto quello che voi riportavate tra virgolette. Ha corretto. Lui ha detto semplicemente che tra virgolette noi riportavamo con troppa certezza delle cose che lui aveva dato con dubbio e come ipotesi. Ora io adesso voglio aggiungere che quando lui mi ha riferito le parole che gli aveva detto Rana, e queste parole le ha riferite in questi termini: Rana mi disse che dal tracciato radar e da sue fonti risultava che c'era vicino all'aereo un oggetto esterno che lo colpiva. Poi aggiunge: Rana con determinazione ha detto che l'aereo è caduto per fatto esterno. E poi Formica ha aggiunto, questa volta sì, una sua impressione, e mi ha detto: ebbi l'impressione che Rana coprisse un segreto militare. Quindi Formica ha riferito dei fatti precisi che gli aveva detto Rana e ha aggiunto delle sue impressioni. Lui nella lettera di precisazione che sarà pubblicata sul prossimo numero dell'Espresso dice soltanto che tra virgolette abbiamo messo, ma non queste virgolette che riferisco adesso, queste sono le parole esatte che io riporto dal mio quaderno di appunti che avevo al momento dell'intervista. Quindi su queste parole io sono certo di quello che dico, nel senso che queste sono le certezze che Rana aveva trasmesso a Formica il giorno dopo l'incidente. Volevo aggiungere una cosa, se è possibile. Ho sentito che il generale che è lì con voi ha dato con estrema certezza, ha detto che non ci sono centinaia di testimonianze che dicono che il MiG libico è caduto il 18 luglio. Ora invece mi risulta che l'inchiesta è ancora sul tavolo del giudice Priore, il quale non è per niente arrivato a questa certezza, anzi non esiste nessun testimone oculare che ha visto cadere il MiG libico il 18 luglio, ci sono naturalmente le perizie mediche di cui avete già parlato, e addirittura il giudice Priore ha ipotizzato che sia stata costruita una messa in scena da parte dei militari per far risultare che il MiG sia caduto il 18 luglio. Grazie Scialoia. Prego. Discuteremo di questo nel proseguo di questa serata dedicata a questo tema tragico e molto complicato. Ho riassunto per chiarezza dei telespettatori, tra l'altro ci saranno degli telespettatori che ci hanno raggiunto solo in questa seconda parte, le quattro ipotesi che abbiamo avanzato. Devo ora presentare, ricordare gli ospiti che abbiamo qui in studio attorno a questo tavolo, cominciando da Daniela Periobella, giornalista del Messaggero, e dell'avvocato Gagliardi che qui rappresenta l'Itavia, il collega Andrea Purgatori del Corriere della Sera, il generale Mura, pubblicista ed esperto di cose militari, l'avvocato Ferrucci che rappresenta la parte civile per le vittime, e poi l'onorevole Stefano Rodotà, buonasera Rodotà, e il ministro Giuliano Amato, ministro del Tesoro, attualmente all'epoca dei fatti sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, buonasera ministro.
Dalla parte opposta il comandante Pinna, un pilota civile, il generale Tascio, che avete appena visto inquadrato poc'anzi, un pilota militare, e la dottoressa, la professoressa Bonfietti, che è presidente dell'Associazione delle Vittime. Ministro Amato, vuole intervenire perché vedevo che prendeva prima degli appunti, aveva delle presentazioni da fare, o vogliamo vedere questo filmato? Vediamo questo filmato, che è un filmato inedito, molto importante, nel quale un esperto, anzi precisamente il capo della sezione incidenti aerei del Ministero dei Trasporti inglesi, uno anche a titolo personale per la sua lunga esperienza, uno dei maggiori esperti internazionali, al quale nel 1981 vennero inviati i frammenti, alcuni frammenti, primi frammenti, gli ultimi, come avete sentito nel telegiornale di poc'anzi, sono stati portati in porto a Napoli oggi, altri seguiranno. Dunque questo signore, che si chiama Wilkinson, ci racconta alcune cose molto precise sulla natura di quell'incidente. Ascoltiamolo. Nel 1981 ero l'ispettore capo degli incidenti aerei del Ministero dei Trasporti. L'investigazione sugli incidenti aerei è completamente internazionale. Conosciamo abbastanza bene tutta la gente che lavora in questo campo nel mondo. Avevamo già lavorato con gli italiani. Quando stavano nella fase investigativa dell'incidente di Ustica, ci hanno portato frammenti della struttura dell'aereo ed altro materiale, e volevano la nostra opinione. Erano pezzi molto piccoli di rottami, perché l'aereo si è inabissato in acque molto profonde. Siamo stati in grado di fornir loro un rapporto molto limitato sulla base del materiale che ci hanno fornito per la nostra ispezione. Ci può dire di che materiale si trattava? Il mio ricordo, già è passato un po' di tempo, è che si trattava di un piccolo contenitore cubico di 45 centimetri e di vari pezzi leggeri di struttura. Sostanzialmente è risultato evidente che a disgregare la fusoliera è stata una forza esterna e non interna, qualunque cosa questo significhi. Un frammento della struttura del carrello è stato trovato nel corpo di una delle vittime. Per trovarsi dentro la cabina passeggeri, mentre in origine era all'interno dell'ala, doveva essersi verificata un'esplosione violenta o uno scarico fortissimo di energia verso la cabina, e non dalla cabina, come sarebbe avvenuto in caso di decompressione esplosiva. Quale può essere, secondo lei, l'ipotesi più probabile? Sulla base delle informazioni che abbiamo, che tra l'altro sono molto remote, credo che siamo di fronte ad una forza esterna molto potente. O una bomba nel vano carrello o un missile di qualsiasi tipo, piuttosto che una bomba posta all'interno che avrebbe dato un tipo di disgregazione strutturale completamente differente. La scheggia ritrovata nel corpo di una passeggera, secondo l'ispettore Wilkinson, proveniva da un elemento della struttura del carrello destro, identificato come pannello trapezoidale, un elemento in lega di alluminio che fissa un braccio del carrello all'attacco posteriore dell'ala, adiacente alla fusoliera. L'analisi spettrografica della scheggia ha evidenziato la presenza di materiali estranei alla lega, in particolare zolfo, cloro, fosforo e potassio. La scheggia, lunga circa 6 centimetri, si è staccata dal pannello, violentemente colpito sul lato esterno, e ha percorso una traiettoria dall'esterno all'interno della fusoliera in diagonale verso l'alto. È sulla base di questi elementi che si fonda l'ipotesi di una violenta esplosione avvenuta all'esterno della fusoliera. Ricordo che stiamo trasmettendo in diretta da Roma dagli studi di Rai 3, e il nostro numero per chi vuole intervenire è 8262 sulla rete telefonica di Roma con prefisso 06. Ministro Amato, come commenta le immagini che abbiamo appena visto? Ricordando che quando io iniziai ad occuparmene fu questo uno degli elementi che mi convinse della tesi che è stata sostenuta.
Io devo intanto precisare che ero sottosegretario alla presidenza del Consiglio non all'epoca dello svolgimento dei fatti, 1980, certo, ma nel 1986, naturale. Governo Craxi, che riceve questa lettera dal Capo dello Stato, sollecitato da un gruppo di parlamentari, fra cui Rodotà. Il Capo dello Stato chiese al Presidente del Consiglio di fare qualcosa perché era passato troppo tempo e ancora la verità non veniva fuori. Craxi mi affidò l'incarico di lavorare su quanto poteva essere utilizzato e acquisito, e la prima cosa che feci fu tornare a leggere la relazione della commissione d'inchiesta che già è stata citata, la commissione istituita dal Ministro dei Trasporti e presieduta dal dottor Luzzatti, di cui ebbi subito la sensazione erano state prese troppo sul serio le frasi finali, necessariamente cautelose, e non sufficientemente sul serio i contenuti di ispezione e di analisi che precedevano quelle frasi. Le frasi finali dicevano: non è stato sicuramente un cedimento strutturale, cioè dovuto a vecchiezza dell'aereo, è stata un'esplosione. Potrebbe essere stato un ordigno collocato all'interno dell'aereo, potrebbe essere stata un'esplosione avvenuta all'esterno. Le frasi finali erano queste, ma il contenuto andava dritto verso l'ordigno esploso all'esterno. Perché c'era questo dato base del frammento del vano carrello, il quale diceva la relazione, situato in una zona dove è avviluppata da componenti strutturali massicci ed è separata dalla cabina, va senza trovando un percorso libero nel corpo di una passeggera. L'abbiamo visto, mi scusi, l'abbiamo visto animato molto e bene. E l'abbiamo visto molto bene. Filmato. Parlava delle salme la relazione, dicendo che sulle salme recuperate non sono state rinvenute tracce di conflagrazione di ordigno esplosivo posto in loro stretta vicinanza, per l'assenza anche all'esame radiografico di schegge di ordigni del genere, per l'assenza di azioni di fiamma, per la negatività degli esami tossicologici. C'è al contrario, concludeva la relazione, presenza di corpi estranei di natura metallica e non, tutti riferibili a strutture dell'aereo e non di ordigno. Su questa convinzione che mi formai e che ci formammo, arrivammo anche ad esporre al Parlamento la tesi che in realtà l'ipotesi più plausibile era quella dell'esplosione dall'esterno e che quindi la cautela era forse dovuta all'ufficialità di una commissione di tecnici, ma era eccessiva. Rimaneva il problema: che tipo di esplosione? Il missile? Uno scontro, un missile venuto dall'aria, un missile venuto dal mare, e cominciammo a lavorare su queste ipotesi. E in realtà lavorammo mentre era già in corso l'indagine giudiziaria, che è tuttora in corso, e arrivammo alla conclusione che la cosa migliore da fare era collaborare col giudice, anche perché c'era da interrogare delle persone. E il giudice, fra l'altro, ha strumenti di cui non dispone nessun altro quando svolge delle indagini. Arrivammo anche alla conclusione che era opportuno fare il possibile perché il giudice potesse tirar fuori questo relitto, che ora sta venendo fuori. Perché, fra l'altro, questo pensava il giudice e questo pensavamo noi, ora si continua a dire che può essere una bomba o qualcos'altro. Il giorno che il relitto, venendo fuori, manifestasse caratteristiche che inconfutabilmente dicono che è stato un missile o un'esplosione dall'esterno, cosa di cui peraltro siamo già convinti, chi tace sarà più forzato a parlare in qualunque parte del mondo si trovi. Ho i miei dubbi su questo, Ministro. Ora, certo, se mi permette appunto di andare avanti, su tutta questa faccenda poi si annidano una serie di dubbi e una serie di problemi che sono stati sollevati e sui quali anche qui potremmo cercare di fare un pochettino più di luce, visto che luce ancora non siamo stati in grado di fare. Fare alcune domande al Ministro Amato, specifiche rispetto a quello che facciamolo, disse lasciamolo il concludere. 30 lui settembre dell'86. Lui sta seguendo un itinerario, no, lasciamolo perché, arrivare ecco, io, alla, c'è intanto la dinamica dei fatti, chi ha visto e chi non ha visto. Ecco, qui c'è un punto sul quale io ho sempre avuto la massima collaborazione delle autorità militari, dell'aeronautica,
ma sul quale effettivamente ci sono per alcuni aspetti dei passaggi che rivelano delle risposte che possono suscitare dei problemi. Per esempio, ad un certo punto il Messaggero scrisse: ma Marsala sapeva prima. Allora, se Marsala era in esercitazione perché stava facendo un'esercitazione, Marsala è quel centro radar di cui si è parlato, uno dei due militari che aveva avuto una interruzione nelle sue registrazioni. Ma se sapeva prima, allora aveva visto. Io chiesi subito ed ebbi subito una risposta. Mi venne detto, e sta qui scritto, che in realtà Marsala non aveva saputo prima, ma quel controllore che ha parlato prima, dopo aver parlato con gli aerei dell'Air Malta, ai quali aveva chiesto di prendere contatto con l'aereo, di fare da ponte, non ci riuscì, si sarebbe rivolto lui a Marsala, prima a Palermo e poi a Marsala, dicendo a Marsala: ne sapete nulla? A quel punto Marsala, che stava facendo l'esercitazione, rimette dentro subito il nastro per riprendere contatto con la realtà, informa il capo controllore della difesa, che a sua volta informa il centro di ricerca e soccorso. Sarebbe così che, quando il centro di ricerca e soccorso viene contattato per altro canale, risponde: ma io lo so già, perché lo sapevo già da Marsala. Questo è un punto molto importante. Io ho avuto su questo questa risposta. C'è un altro... Sì. È una risposta che, secondo me, mette in luce qualcosa di molto grave. Vuol dire che quando la nostra difesa aerea sta facendo un'esercitazione non c'è nessuno che controlla il nostro spazio aereo. Se questa è la risposta. Oppure, generale Tascio, ecco, oppure concludo brevemente, oppure è vera un'altra cosa: viene fatta un'esercitazione con un nastro e contemporaneamente ce n'è un altro, c'è qualcun altro che controlla e quindi non può dire a domanda che non ha visto nulla. Generale Tascio. Sì, ma la rete di avvistamento della difesa aerea, dottore, è fatta in maniera che si interseca, ci sono dei punti, ci sono delle attività per esempio di manutenzione che vengono fatte e devono essere fatte perché sono meccanismi, quindi non è proprio dire che mentre si fa manutenzione o mentre si fa esercitazione la difesa aerea non esiste, continua ad esistere avendo certe deficienze che naturalmente sono ben considerate in relazione al momento, al tipo di traffico, al tipo di attività che si svolge. E guarda un po' proprio nel momento in cui il 19 queste sono esplode. Illazioni che lei può fare, che semplicemente sono illazioni ma vanno dimostrate rispetto ad una realtà. Sono indicazioni anche un po' molto gravi, perché sottintendono una volontà da parte di quelli che sono di servizio di nascondere, di non dire. Sicuramente lei ha detto che l'aeronautica militare ha offerto il massimo della collaborazione. Io le rispondo che per tre volte il magistrato ha chiesto i nastri e per tre volte gli è stato risposto di no. Ma io penso che questo dovrebbe dirlo il magistrato e non lei, dottore. Il ministro Amato è qui presente e asserisce che l'aeronautica ha dato la massima collaborazione. Quindi perché attenerci a quello che lei pensa e non a quello che si dice? No, questo non lo penso io. Questo l'ha detto. Scusate, c'è una telefonata alla quale dobbiamo rispondere e poi riprendiamo questo. Prego. Scontro. Pronto? Pronto? Sì, dica pure. Pronto? Sì, la sentiamo piano, ma la sentiamo. Parli più forte. Sono l'avvocato La Rocca. No, non si sente. Non si sente. Si può alzare la diffusione? Pronto? Sì. Sono l'avvocato La Rocca. Avvocato La Rocca. Mi dico del comitato che è riunito oggi sul telefono giallo, e cioè le dichiarazioni fatte e l'intervista fatta dall'onorevole Rino Formica. Mi scusi se la interrompo, noi la richiamiamo perché la comunicazione è troppo cattiva. La richiamiamo noi tra un minuto sperando che la linea sia migliore. Dire altre due cose, così metto in tavola le altre due carte rapidissimamente. Secondo punto sul quale sono rimasti almeno a me aperti dei problemi: esplosione dall'esterno, immaginiamo che sia un missile. Da dove viene questo missile? Chi lo può aver tirato? Qui dalle autorità militari io ho sempre avuto i due corni di un problema irrisolto. Mi si dice i missili sono di due tipi fondamentalmente, poi posso essere corretto naturalmente da chi ne sa più di me.
C'è il missile che va da solo, diciamo, non ha bisogno di essere guidato, ma perché è attirato dalle fonti di calore del bersaglio. Questo missile va sulla zona motori dell'aereo e allora non può essere stato lui. Ecco, se perché la regia inquadra il modellino. È là in fondo il missile. Se la regia allora, inquadra il modellino, ecco, in questo caso il missile si sarebbe il missile diretto. Viene da dietro. Lo dica lei, generale. Viene in questo angolo perché percepisce il calore che viene dai tubi di scarico. Dai tubi di scarico, quindi viene invece questo aeroplano. È stato, come abbiamo visto anche dalla ricostruzione, colpito o comunque è esploso nella parte anteriore. Questo non è esatto, non cioè il problema è che può dirlo, è perché se no non si capisce questo, che siamo andati difatti, sotto al mare a 3100 metri. No, mi scusa, il resto non è irrilevante. Nessuno può dirlo, il problema sta nel definire quale traiettoria ha seguito il missile per arrivare al bersaglio, che poi ha colpito in una maniera qualsiasi che non possiamo sapere. Quindi per essere diretto deve essere sganciato in coda al velivolo e deve autodirigersi sulla sorgente di calore che è quella emanata dai gas motori. Scarico. E questo è il primo L'F-104 dell'aeronautica militare, con questo è doveroso concluderlo anche rispetto a quella BBC, a quel servizio della BBC, che è improprio la ricostruzione riferita all'F-104 del 1980, perché a quell'epoca i velivoli F-104 italiani avevano a bordo solo il missile Sidewinder che è a guida infrarossa. La ricostruzione, come si è vista dallo schema fatta da davanti, è impossibile, è un errore tecnico. Mi scusi, generale, non si applica, questo è il punto. Non si applica al velivolo F-104. In dotazione ai nostri aerei della difesa aerea sono dotati di missili Sidewinder, di missili nel 1980. Che erano all'epoca dell'abbattimento del DC-9, missili che raggiungono una fonte di calore. Non missili, e questo è il punto che volevo chiarire, su cui volevo parlare con il ministro Amato. Il ministro Amato, quando era sottosegretario di Stato il 30 settembre dell'86, gli fu fatto dire, in tutta onestà, il sottosegretario ovviamente riferiva quello che le sue informazioni militari gli facevano dire, che il punto probabile è che ci fosse un missile guidato, e quindi il missile guidato non può implicare un errore, perché il missile guidato occorre che venga seguito fino al suo obiettivo. Nel caso di un missile Sidewinder a raggi infrarossi, invece, l'aereo della difesa lo caccia via, spara, se ne va via, e il missile va poi da solo verso la fonte di calore, e quindi può essere esattamente ipotizzabile che in quella maledetta sera del 27 giugno di 8 anni fa ci sia stato un missile che ha colpito, dopo essere stato indirizzato, nessuno poteva più tornare indietro. Contrariamente a quello che fu fatto credere al ministro, al sottosegretario, all'allora sottosegretario Amato, e gli fu fatto credere anche altre cose. E vorrei sapere, visto la presenza del sottosegretario, ora ministro, chi gli fece credere che i radar militari vedano meno o peggio di quelli civili. Disse Amato: solo che vedono i radar militari solo ciò che può mettere, sì, vedono solo ciò che può mettere in moto una reazione bellica. Ebbene, questo mi sembra del tutto falso. I radar militari vedono meglio, no, i radar. Scusi se la interrompo, perché se no, i radar vedono meglio. Tutto perché queste cose sono completamente infondate. I radar militari vedono meglio, facciamo rispondere rapidamente dei possibili incursori. Vetture che viaggiano a velocità anche due volte quella del suono. Abbiamo capito tutti. Sentiamo il ministro Amato. Io stavo dicendo, ora poi dipende, non so come hai reso conto, sommario l'ha riportato, esattamente quello che è stato detto prima, e cioè che quando c'è un velivolo civile che sta sulla sua aerovia non viene seguito. Non perché veda peggio, ma perché si sta occupando d'altro. Il tema era questo qui. Comunque, ecco, per tornare al punto del missile, che poi mi sembra il più delicato nell'ipotesi che a me pare plausibile che di questo si possa essere trattato, ecco, qui bisogna riuscire a capire, io ancora non l'ho capito, appunto, se è guidato dalla fonte di calore dovrebbe andare dietro, come non è andato dietro. Se insomma, io da quel dilemma non si è andato dietro. Scusi, chiedo scusa, mi consenta un'ultima. Sì, chiedo scusa, comandante, un attimo solo, perché volevo precisare che ci sono delle informazioni che a questo punto della conversazione mancano.
Le tracce che questa NTSB, questo National Transportation Safety Board, ha rilevato e che ha attribuito, sono ricostruite come... Questo è un altro punto. No, ma è importante, signor Ministro, perché sono ortogonali alla traiettoria del velivolo. Questo è il punto. Essendo ortogonali, è chiaro che sganciando un missile, ortogonali, cioè a 90 gradi, arrivano da questa direzione. Quindi sganciando il missile non può andare in coda, ma va diretto. Quindi, essendo un missile sidewinder, non può colpire il bersaglio perché non ha una fonte di calore sulla quale dirigersi. Cioè, è chiaro? Ecco, sì. Quindi credo, è importante... Credo, generale Mura, stia un momento dottore, solo... A ognuno il suo mestiere, abbia pazienza. Coda, generale, il caccia si mette di coda e spara. Il caccia che sta in coda, un aereo... Scusi, dottore, bisogna stare attenti ai fatti, non alle illazioni. I fatti sono che la ricostruzione data da una delle quattro agenzie che hanno investigato sulle tracce fornite dall'aeronautica, sulle registrazioni dell'allora sistema ATCAS, così chiamato, ricostruiscono delle tracce che per un infinitesimo di tempo intercettano la traiettoria del velivolo a 90 gradi, da destra verso sinistra. Questo tecnicamente significa che chiunque avesse sparato un missile avrebbe dovuto sparare un missile a guida radar, altrimenti non avrebbe potuto colpire il bersaglio se non per un caso così fortuito che non è ragionevole da sostenere come ipotesi. L'ipotesi non essere ragionevole. Sull'aereo sapremo tutto. Quindi vorrei, scusate, ha chiesto da tempo la parola il generale Mura, chiedo scusa, pare che abbia. Sì. Ci sono alcune cose che non sono state dette e che devono essere chiarite. Primo è che eravamo fuori dall'area di controllo radar di Roma, già di 30-40 chilometri, di 20 miglia, perché il controllore, il primo che abbiamo visto era il controllore radar, ha lasciato l'aeroplano a una certa distanza, quando è giunto al massimo della copertura, gli ha detto è finito, è terminato il servizio radar. Il secondo controllore era un procedurale che non aveva lo schermo. Tutto quello che si è visto poi nella ricostruzione è tutto di fantasia o tutto di interpretazione di certe tracce definite atipiche sulle quali c'è discordanza nella relazione fra l'NTSB e la Selenia, che non era d'accordo, vero signor Ministro, lei vedo che ha le idee molto chiare. Questo è il primo punto fondamentale. Secondo punto è che siamo in spazi aerei internazionali. Generale, scusi, generale, un solo chiarimento per il, l'NTSB è l'ente federale. L'ente americano, National Transport l'ente Safety Board. L'ente federale americano che ha fatto delle analisi, questo per chiarezza. E c'è piena discordanza con la Selenia che non è d'accordo su quelle interpretazioni, perché sono state fatte a 140 miglia di distanza, fuori dalla portata radar, che il servizio radar era già terminato. Seconda cosa che non si è detta, siamo in spazi aerei internazionali, dove può volare chiunque e dove la nostra difesa aerea non ha compiti diretti immediati. La difesa aerea ha compiti sullo spazio nazionale e sui mari territoriali, 12 miglia le acque territoriali dalle coste, non 200 come le voleva Gheddafi. A questo punto chiunque può volare lì e la difesa non è tenuta in tempo di pace e non in emergenza e non allertata a sapere tutto quello che accade. Allora ecco che cosa va detto il ministro Amato, che era molto al corrente perché so che ha avuto dei colloqui ad alto livello e li ricorda molto chiaramente. Ha detto, e gli è stato spiegato, cosa che Bella e Aferio Bella mette in dubbio, che la difesa aerea non cura cose normali. In aerovia, una volta il traffico controllato, normale, civile, verificato con piano di volo, lo trascura, guarda altre cose, generale, perché non è più un traffico che interessa la questo difesa. Questo l'abbiamo aerea. Detto già nella prima parte. Vorrei dirle una cosa. Queste precisazioni, che poi tanti dettagli certo. tecnici sono importanti, ma certo. noi dobbiamo dare un senso complessivo. Certo. A quali conclusione complessiva concludo, la portano? Concludo. In sintesi. Concludo, non so se lei vuole rispondere prima. No, se rispondiamo prima all'ascoltatore. Pronto? Pronto? Sì. Pronto? Sì. Io ho votato la rotta. Mi dica, avvocato. Ecco, io dovevo far noto un particolare di una gravità particolare. L'intervista concessa dal signor Rino Formica, ministro del lavoro oggi, ieri ministro dei trasporti, su quelle che sono state le confidenze fatte dal signor Saverio Rada. Il presidente del registro della norma italiana, che il 19 era stato colpito da un missile. Vabbè, ma lui era un amico e aveva piena fiducia in lui. Questo signor Rino Formica dimentica, e mi rivolgo anche all'onorevole Amato e particolarmente all'onorevole Stefano Rodotà, autore dell'articolo, tutti i complici del delitto,
grazie. Perché lo dimentica? Ancora il fatto più grave. Nonostante tutto questo, il signor Lino Formino, nel dicembre dell'80, emette un provvedimento legislativo col quale scioglie la compagnia della navigazione Italia e revoca la licenza dei... Grazie avvocato, credo che si sia colto lo spirito di quello che lei vuole dire. Le vuole rispondere e commentare Stefano Rodotà, che non abbiamo ancora sentito e che è arrivato il momento di sentire. Ma io voglio partire proprio da queste dichiarazioni, per quanto controverse, molto chiare, di Formica negli ultimi giorni. In pratica Formica dice una cosa, che immediatamente dopo l'incidente, poche ore, chiarisce, ha avuto da fonte autorevole la indicazione, non come ipotesi, perché il riferimento di Formica al suo interlocutore, cioè il presidente del Registro Aeronautico Italiano, in qualche modo un'autorità tecnica, si riferivano appunto alle tracce radar disponibili di cui stiamo dicendo. Queste tracce radar facevano supporre che ci fosse stato l'impatto di un missile. Ora io vado a leggere quello che 11 giorni dopo l'incidente Formica, allora ministro dei trasporti, dice al Senato. Le risposte dell'8 luglio 80 sono al Senato. Dice che c'è una traccia che improvvisamente scompare, è l'indicazione che l'aereo è caduto. Due senatori in particolare, molto chiari e molto aggressivi, Corallo e Melega e Spadaccia, gli pongono le questioni che stanno al centro della discussione di stasera, e siamo a 8 anni fa. Dicono Spadaccia e Corallo che in sostanza il ministro ha detto che la traccia è scomparsa, ma non ha detto se il radar aveva registrato altre tracce. Formica risponde in un modo che forse oggi noi possiamo capire, a metà imbarazzato e a metà aggressivo, e dice, leggo testualmente dallo stenografico del Senato, la reticenza è di chi sa e non dice, io ho detto tutto ciò che so e tutto ciò che mi è stato comunicato. Su questo punto Formica torna di nuovo nella sua esposizione, dicendo il ministro della difesa ha dato una precisazione che riguarda veicoli della ricordi chi era il ministro Lagorio dell'aeronautica militare. Io ripeto ciò che sta nella dichiarazione del ministero della difesa. Io adesso non voglio forzare i testi, ma l'impressione che ne ricavo dopo le ultime dichiarazioni di Formica è questa. Primo, a Formica le autorità militari hanno dato una informazione parziale, hanno detto la traccia relativa all'aereo dell'Itavia a un certo punto scompare, non gli comunicano le altre tracce. Questo, poi le tracce possono essere interpretate come volete, ma un fatto mi pare ormai chiarissimo, qualcuno ha nascosto le informazioni relative alle altre tracce. Che poi queste tracce siano interpretate in un modo negli Stati Uniti e in un altro modo dalla Selenia, a questo fine è, a mio giudizio, secondario. C'è un fatto gravissimo che giustifica la richiesta di un'inchiesta parlamentare, perché ci sono all'interno delle strutture dello Stato, nel Ministero della Difesa, mi par chiaro, persone che hanno passato al ministro dei trasporti dell'epoca delle informazioni incomplete. Al Parlamento è stato mentito in questo senso tecnico, come è avvenuto altre volte, cioè qualcuno ha messo il ministro in condizione di dare false informazioni al Parlamento. Onorevole, mi scusi, quelle erano le tracce del Roma Radar, che era un servizio civile. Era un radar civile, era militare, ma era consegnato subito alla stessa commissione. Quindi non si è nascosto nulla, perché era il radar che assisteva al traffico aereo generale
Non era il radar della difesa. Sì, sì, sentiamo Mura, sentiamo Tascio, poi le rispondo. D'accordo. Esistono due catene di radar. Il radar della difesa aerea e quelli sono militari e lo sono rimasti e avranno i loro problemi. Li conosce già le Tascio benissimo. È un altro discorso. Il radar di Roma, Ciampino, era già radar al servizio dell'aviazione civile. Ma militare allora ancora? Gestito da militari, perché il servizio era ancora militare. Ma era un nastro nel quale che è stato consegnato immediatamente. Quindi, onorevole, non c'è stato nessun tentativo di nascondere nulla. No, io vorrei farle una domanda. Completa la risposta. Mi trovo obbligato, mio malgrado, ad entrare un attimo nel tecnico. Ma certo, bisogna entrare nel tecnico. Il radar di Ciampino, che era sotto... Andiamo in modo semplice però nel tecnico. Sì. Per quanto possibile, nelle mie capacità, poi commentiamo semmai dopo. Su. Il radar ATCAS si chiamava il sistema che funzionava a Ciampino all'epoca. È un il sistema di registrazione delle tracce, il sistema che si pone alla vista del controllore, è un sistema sintetico. Cioè dire, il radar vero e proprio vede le tracce, un sistema a mezzo di un computer discrimina queste tracce e le presenta al controllore sotto forma di traccia, cioè 19 con una certa sigla, con una certa quota, con una certa direzione, una certa velocità, eccetera. Nel tracciato di cui si tratta, l'unica traccia che compariva nel sintetico e che è stata trascritta, compariva il 19, non comparivano altre tracce, onorevole. E questo è controllabile in qualsiasi momento ed è incontrovertibile. All'esame di questi tracciati sintetici, si ripete sintetici, ed al di fuori della normale portata del radar di Roma, queste quattro agenzie che sono state incaricate di interpretare alcuni segnali elettronici che comparivano, ma che non erano dati al controllore molto importante, sotto forma di traccia, sia chiaro, onorevole, allora una di queste agenzie ha interpretato che per 30 secondi ci sia stato un qualcosa che volava a 700. La Selenia l'ha interpretato in una maniera diversa. Quindi non è vero, non è perlomeno dire, asserire che sono state sottratte delle prove o che sono state dette delle menzogne. Generale, il radar di Licole e di Marsala. È un altro ragionamento questo. Qui si sta parlando. Ci racconti cosa videro i radar di Licole e di Marsala? Ci racconti i radar di Licole e di Marsala registrano quello che succede sul cielo italiano. Dottore, stiamo parlando del radar di Ciampino, dal quale il signor Ministro... Ma qui non si fa assolutamente, mi dispiace, non si fa assolutamente riferimento al solo radar di Ciampino, si fa riferimento all'insieme delle informazioni fornite al Ministro della Difesa per rispondere alle interrogazioni in Parlamento. Un momento. Dal Ministro dei Trasporti. C'è una seconda occasione, il 17 dicembre 80, non si risponde alle interrogazioni presentate in Parlamento nel 1982, dopo la trasmissione della BBC e dopo le interpretazioni delle tracce fatte dagli esperti, non si danno risposte dal Ministro della Difesa. Io voglio dare tutti gli elementi. Non si danno neanche tutte le informazioni nel momento in cui arriva il 30, nel settembre del 1986, per la prima volta facendo ordine nella materia, nelle risposte del sottosegretario, allora Amato. Quindi qui io sto dicendo che non mi sto riferendo soltanto al radar di Ciampino, perché al Ministro dei Trasporti fu chiesto esplicitamente in Parlamento se oltre alla traccia, alle informazioni relative alla rotta del 19 ce ne fossero altre. E il Ministro rispose in Parlamento dicendo che altre informazioni non c'erano. Oggi lo stesso Ministro, con intervista all'Espresso, dice che il Presidente del Registro Aeronautico Italiano poche ore dopo gli disse che c'era... Non c'è nessuna smentita. Disse che c'era una ipotesi. Una smentita all'italiana, una smentita che fa ridere. Chiedo scusa. Signori, questo programma si chiama Telefono Giallo. C'è un telefono che ha squillato. Pronto? Sì? Pronto, buonasera. Buonasera. Mi perdoni, ma il nome preferirei non dirlo in diretta. Anche perché sono abbastanza conosciuto. Comunque se vuole chiamarmi mi chiami anche Vincenzo, insomma. Io ho delle notizie inedite per quanto riguarda l'aereo che poi abbiamo saputo libico. Dico, io mi trovavo a Povolino Marina, un centro a 84 km da Reggio Calabria. Era ormai tardo pomeriggio, eravamo nei pressi di un ristorante sul mare in compagnia di altre 9 persone, quando molto basso sul mare si avvicinava un aereo piccolo, non la solita foggia di questi aerei affusolati tipo i nostri intercettori. Era un aereo a ali molto larghi rispetto
alle dimensioni e aveva i contrassegni cancellati con una mano grossolana di pittura grigia. Questo aereo ci ha sorvolati e dato che nei pressi di questo ristorante c'erano almeno 3-4 ettari di terreno incolto, questo qua abbiamo capito che cercava, ha manovrato per cercare di atterrare. Ha fatto ben 3 tentativi. L'ultima volta ci è proprio passato su, si è piegato su un'ala e con le mani faceva dei segni che noi non abbiamo capito. Noi pensavamo che volesse salutare e abbiamo salutato a nostra volta. Questo ha fatto un giro e in quell'attimo, quando il riflesso del sole ha lasciato il vetro della cabina, ho potuto vederlo. Senta, lei, signore, vuol due domande. Uno, che giorno era, quando lo ricorda, quando è successo? Guardi, faceva molto caldo, quindi eravamo all'inizio dell'estate. Ma la cosa che le dico è questa. Beh, non può essere più preciso di così, perché lei capisce che stiamo... La notizia che le interesserà è quella che adesso andrò a dirle. Due, lei ha riferito questo episodio a qualcuno? Abbiamo parlato a lungo con tutte queste persone e con altre persone. No, voglio dire a qualche magistrato, a qualche maresciallo dei Carabinieri. No, a nessuno, però adesso mi rivolgerò al nostro onorevole che ha telefonato prima, l'onorevole Belluscio, visto che lui sta facendo un'inchiesta di questo genere. E ho a Scialoia anche, che ho seguito anche su altri articoli sull'Espresso. Comunque volevo dirle questo, che l'aereo, sempre molto molto lentamente, seguendo la linea della Spromonte, ha risalito lentamente sempre il crinale della Spromonte ed è sparito dietro la Spromonte. All'incirca 10-15 minuti dopo, due intercettori, questa volta provenienti dalla Sicilia, hanno sicuramente puntato verso dove era sparito questo aereo. E noi non ci abbiamo fatto più caso. Mezz'ora dopo, questi aerei sono tutti tornati indietro. E quindi noi abbiamo pensato una solita... Tutti una e tre solita... o solo i due quelli che lei ha definito i due intercettori? Guardi, io non posso essere sicuro di questo. Questi aerei questa volta sono venuti molto più lontano di noi, circa all'orizzonte, no? Però erano i tre questa volta, volavano bassissimi anche quest'altra volta e a velocità molto ridotta. Grazie, grazie. Prego. Di questa testimonianza. Una sola parola, se mi permette, di rammarico per il fatto che lei, sono contento che l'abbia detta a noi, forse se l'avesse detto qualche tempo fa a qualche autorità sarebbe dato un aiuto ancora maggiore, questo mi pare di poterlo dire. Guardi, solo che da quando è caduto questo aereo, se ne è parlato 20 giorni dopo, capisce? Dopo che noi abbiamo visto questa scena, si è parlato 20 giorni dopo di questo aereo libico che era caduto. E io volevo sapere dagli esperti se i contrassegni erano cancellati. Abbiamo la prova di un'ulteriore mistificazione, cioè è vero quello che è stato detto, che è stata messa in scena qualche cosa per far credere una cosa molto complessa come il passaggio di un aereo militare italiano a quella data del 18 luglio che ha buttato un ordigno che è scoppiato per camuffare la caduta dell'aereo in quel momento. Quindi si tratta di un'operazione dolosa messa in piedi militari. Avvocato Ferrucci, lei sta dicendo delle cose di una gravità inaudita. Me ne rendo conto. Si renda conto di una cosa sola, che per mettere in pratica l'operazione avremmo avuto bisogno di un pilota. Per esempio, mi scusi, professoressa, il qui presente generale Tascio, il quale si mette su un aeroplano, calcola dove è caduto prima libico. No, io dico qualche cosa organizzata dal Ministero della Difesa. E poi io vorrei fare una domanda al Ministro Amato. Io leggo sul Corriere della Sera del 27 aprile 88 queste dichiarazioni di Lelio Lagorio, che all'epoca del disastro era ministro della Difesa. Testuale, fra virgolette. Sì, fra virgolette. Mi ricordo che allora fu Formica il primo a dirmi che c'era da mettere nel conto anche un missile. Ma mi disse solo questo senza aggiungere altro. Io domando al ministro che cosa avrebbe dovuto aggiungere Formica perché il ministro della difesa facesse qualche cosa. E che cosa fa un ministro della difesa quando un suo collega gli dice che c'è da mettere nel conto un missile? Mi vuol rispondere, signor Ministro Amato? Io mi domando perché questi ministri, che avrebbero saputo tutto secondo queste interpretazioni, non hanno messo nella commissione d'inchiesta un esperto dell'aeronautica o di armamento.
non c'è nessun esperto militare, ci sono solo due medici, ci sono solo gli ufficiali del RAI, c'è mi domando, il ministro della difesa e dei trasporti in queste condizioni avrebbe subito messo un tecnico dentro. Devo dare, generale, una precisazione, mi scusi tanto, il ministro Lagorio è stato da noi invitato a partecipare anche solo telefonicamente a questo programma, non ha trovato il tempo o il modo di farlo. Rodotà vuole rispondere. No, io voglio tornare un po' su questi punti delle responsabilità ministeriali. Qui credo che non sia possibile, perché gli atti parlamentari e le dichiarazioni dei ministri sono molto chiari, cercare di fare delle distinzioni. Perché in quel momento furono interessati tutti i ministeri che avevano competenze in materia, compreso il Ministero della Difesa. Oggi i ministri, la smentita di Formica è parziale, dice che si trattava di ipotesi. Forse Rana non è andato mai al di là di un'ipotesi. Questo benissimo, è testo, benissimo, però non è andata al di là di un'ipotesi, ma non ha smentito. Non si può ignorare questa smentita. Io sto vedendo esattamente, ma ce l'ho anch'io, per carità. Ma il punto chiave è su che base era stata formulata questa ipotesi. Rana non si era svegliato una mattina, è andato dal ministro e ha detto: Formica ha ricordato che la ipotesi, come lui la chiama, era stata formulata, e adesso devo tornare al testo di partenza perché è bene che questo sia chiaro, e questo non è stato smentito, l'ipotesi era stata formulata sulla base, a raccontare questi particolari, da sue fonti, gli derivavano da un'analisi dei tracciati radar e da sue fonti precise all'interno degli ambienti militari che conosceva bene. Ipotesi fondata. Fatto molte riserve su questi rapporti. Io voglio dire una cosa molto semplice. Avvocato Gagliardi, potrei concludere su questo punto. Faccia finire l'onorevole. C'è il telefono giallo, dopo. C'è il telefono giallo. Pronto? Pronto? Senti, io sono soltanto una dire che ha fatto il militare 20 anni fa. Ma perché stasera si sente sempre così piano? Ah, non lo so questo. No, scusi, lo so. Dunque, la lo stavo dicendo, lo stavo dicendo qui in studio, mi scusi. La mia telefonata vuole essere un po' chiarificatrice, no? Nel senso che, siccome io ho fatto l'avviere, e lì c'è un generale o qualcosa del genere, un altro... No, non c'è qualcosa del genere, sei un generale di squadra aerea, ecco. Siamo precisi. Io vorrei che mi ascoltasse bene e poi desse delle risposte precise. Tenga conto che lei non ci ha detto il suo nome mentre conosce quello del suo interlocutore. No, non me lo ricordo neanche più perché io... Ecco, comunque lei non ci ha detto, lei non ci ha detto il suo nome. Vada avanti con questa premessa. Gian Battista non basta. Vabbè, comunque... Vada avanti, con questa premessa. Guardi, se non vuole ascoltarmi... No, io la voglio ascoltare, però le premetto che lei non ha detto il suo nome, quindi siccome ha detto un generale o qualcosa... No, perché... Non le permetto, signor Giovanni Battista, di insultare nessuno degli ospiti qui presenti. Vada avanti. Non insulto nessuno. Vada avanti. Anche per... Sono anche cose vostre. Vada avanti, Gian Battista. Dunque, io ho fatto l'avviere in un bunker. Ai radar, bene o male, era un orario, mi sembrava quello lì, un orario abbastanza tranquillo, dove le tracce non si perdono e vengono spostate ogni 2 minuti, io facevo il marcatore, scrivevo sul librone, no? E sì. mi sembra strano che l'aeronautica militare abbia perso le tracce. Il che è praticamente impossibile, perché guarda che io ne ho portate anche 30 in 2 minuti di tracce. E non le conto una balla. Questo lo può prendere per oro colato. Queste tracce ogni 2 minuti vengono spostate. Il generale lì, adesso non so come si chiama, o l'altro signore che dice che è stata persa. Tutte le tracce che sono in volo vengono sempre segnalate con un IP. Questo IP ogni 2 minuti viene spostato. Ho capito. Il marcatore stesso, in questo caso sarei stato io, no? Cioè io non ero lì, sennò avrei telefonato prima. Il marcatore stesso sollecita quello che è al plotter di dire perché una traccia non si è spostata, cioè un IP non si è spostato dopo 2 minuti. E non mi vengono a dire che non è vero, che non abbiano visto altre tracce o le abbiano perse, cioè questo qui è quello che suppongo io, perché
il generale sa benissimo che in Italia hanno scramblato anche i treni, il signor generale, hanno scramblato i treni e lei lo sa questo. Perciò io non riesco a capire perché l'aeronautica militare, e guardi che io mi vanto di essere stato in aeronautica militare. Grazie Gian Battista. Non riesco a capire come ci siano degli aerei in volo e non siano stati segnati, perché questi voli, oltretutto, oltre che essere marcati al plotter, oltre che essere marcati sul plexiglass, vengono anche scritti su dei libri e rimangono perché vengono scritti dagli avieri. E mi sembra strano che non abbia telefonato l'aviere che era in quel momento lì, perché io ho portato il primo Jumbo che hanno fatto saltare per aria in Libano, l'ho preso dalla Germania e l'ho portato giù quasi fino in Turchia. Perciò mi sembra strano che un aereo nazionale venga perso così, perché non viene preso, non viene lasciato. Cioè, mi sembra addirittura che si parli di cose fantascientifiche quando invece sono reali. E come le dico, io l'ho fatto 20 anni fa in militare. Grazie tante. Adesso il generale Tascio risponde. Penso che questo signore ha ragione, infatti è strano che delle tracce che si vedono non vengano segnate. Il punto è che i radar militari di Marsala e di Licola non hanno visto delle tracce vicine a quella del DC-9 che vedevano. Questo è il punto. L'unico documento dal quale alcuni hanno ritenuto di rilevare delle tracce è il documento della sede di Ciampino, di questo sistema ATCAS, dove ho già spiegato che è una interpretazione di queste quattro agenzie. Quindi per quanto riguarda Siracusa e Marsala, che non sono state sottratte come prove, onorevole, registrazione è stata fornita, l'aeronautica militare, la nostra difesa aerea, ha fornito alla magistratura la registrazione del nastro del radar di Licola? Sì, signora. Domanda precisa. Sì. L'ho fornito? Sì. Certo, sia di quello di Licola, sia quello di Licola, sia quello di Marsala. Ma mi scusi, generale, io ho una domanda molto breve da fare. Prego. Ma se è vero che vedono tutto, adesso si vede tutto, prima non si vedeva, adesso si vede tutto. Se è vero che vedono tutto... Lascia a lei queste elucubrazioni. Me ne assumo sì. Io la responsabilità, sì, certo. Generale. Se è vero che vedono tutto, sarà anche vero che vedono questo DC-9 che scompare. E vedono questo DC-9 che scompare, devono aspettare da Ciampino di sapere che è scomparso l'aereo sul radar? Ma come, se poco fa ha detto che l'hanno saputo prima di Ciampino? Dottore, lei deve coordinare sue. No. Lei prima ha accusato la difesa di averlo saputo e di non averlo detto e che quindi sottraeva delle prove. Certo, ma siccome lei ha detto che vedevano tutto, voglio sapere da lei, se vedevano tutto, come mai la difesa aerea territoriale? È molto semplice. Io non ho mai detto che vedono tutto. L'ha detto adesso. Ha detto adesso, ho detto una cosa del genere. Io non... Sì, l'abbiamo sentito. Possono vedere tutto, ma a un certo punto per sgombrare lo schermo. Ma non è vero, comandante, che possono vedere tutto. Abbia pazienza. Posso fare una domanda? Ma prego. Lei ricorda che cosa c'è scritto a pagina 34 della relazione Luzzatti? Ebbene, io ho fatto la sciocchezza di non portarla. Ce l'ho io. Ma ce l'ha? La vogliamo leggere? Prego. Le dispiace? Sì, perché no? Ecco, per favore, se c'è una 24 ore, con permesso. Il generale si assenta un momento dal tavolo per andare a prendere la relazione. È già pronta la relazione. Ah, che pagina 34. Allora, questa è la relazione Luzzatti. Chiedo di essere ascoltato. Non serve più, è stato già trovato. Premesso che il sistema radar automatizzato della difesa aerea è coperto da segreto militare. Quindi che significa, avvocato, scusi? Prego, lei spieghi che significa questo. Lanci semplicemente questo. Prima della pagina 34 c'è la pagina, ci sono altre pagine, 32 e 33 per favore, che illuminano il significato di questo passo. Ma è semplice spiegarlo, non c'è illuminazione. Ma io leggo la relazione nella quale lei ha detto che ci si trova tutto. Allora vediamo che cosa ci si dice. Non ho detto questo. La commissione, pagina 33, data la scarsità delle evidenze a disposizione, ha ritenuto di fondamentale importanza l'analisi dei dati radar e a tale fine ha richiesto anche quelli della difesa territoriale. Ne aveva bisogno per potersi pronunciare. I dati relativi ai radar della difesa territoriale, Licola e Marsala,
sono stati forniti dopo un atto di sequestro dell'autorità giudiziaria che, ricordiamoci, viene dopo tre tentativi fatti dal pubblico ministero Santa Croce per ottenere i nastri, tentativi che furono respinti per mancanza di autorizzazione. Quindi, vorrei del ministero una breve interruzione, poiché si mette un tantino in dubbio la correttezza delle affermazioni. Poco fa noi dicemmo che ci fu grande resistenza dell'autorità militare a consegnare le registrazioni. Questa, la relazione Ruzzatto lo conferma, non ci fu una spontanea consegna, ci fu un atto di sequestro dell'autorità giudiziaria, cioè un atto autoritativo, spontaneamente richiesta all'autorità militare, rifiutò la consegna. Scusa, questo no, perché sia chiaro, non ci sono illazioni, ci sono fatti. Nel merito, sì, vorrei continuare nella lettura che è estremamente interessante. Vada avanti, avvocato. Mentre... Dunque, i dati relativi ai radar della difesa territoriale sono stati forniti dopo un atto di sequestro dell'autorità giudiziaria sotto forma di coordinate. Cosa vuol dire? Poi lo vedremo dopo, perché è interessante leggere tutto. Mentre i dati di Licola, essendo desunti da trascrizioni fonico-manuali, non hanno fornito alcuna ulteriore notizia utile, mentre loro sapevano che avrebbero avuto delle notizie utili, ma non le hanno avute, perché... Domando. I dati relativi a Marsala, scaturendo da un sistema di registrazione automatica, come quella che ci è stata detta dal generale Tascio, avrebbero potuto essere in grado di fornire più dettagli necessari per un controllo incrociato spaziale dei dati Selenia Marconi. Quindi vuol dire che i dati Selenia Marconi non erano sufficienti a dare un quadro preciso della situazione e che i membri della commissione Luzzatti, cioè i massimi esperti del settore, ritenevano di poter avere informazioni più precise e definitive proprio da Marsala. Per questo motivo la commissione ha giudicato insufficienti i dati forniti dall'autorità militare. Insufficienti i dati forniti dall'autorità militare ed ha richiesto la disponibilità dei nastri originali. Con successivo atto di sequestro. Prosegua, pronto. I nastri sono stati consegnati alla commissione che ha proceduto di concerto con l'autorità giudiziaria alla loro lettura. Poi arriva quello che ho detto prima, cioè premesso che il sistema radar automatizzato della difesa aerea è coperto da segreto militare, da quanto riferito, ecco qua si apre un nuovo discorso che va interpretato correttamente. Da quanto riferito, da chi? Dall'autorità militare, il sistema di registrazione era predisposto al momento dell'incidente in modo da riportare sul nastro magnetico solo i dati delle tracce identificati con certezza ad una cadenza più bassa della scansione radar. Cioè qui viene fuori il discorso che il radar militare vede di meno di quello civile. Ma qui non era predisposto, c'è scritto. Non possiamo leggere tutta la relazione, anche perché questa non è una noi dobbiamo andare necessariamente. No, non è significativo. Non necessariamente per somme linee. Ministro Amato. Io appunto ogni volta che discutiamo di questa cosa, forse perché ne sappiamo troppo poco, ci prende la mano e finiamo per fare un processo che è il solito processo. Esattamente. E non al caso di Ustica, sul quale rimaniamo al punto di prima, salvo a masticare amaro perché l'autorità militare ci nasconde qualcosa, salvo a lamentarci perché ci sono i segreti e così via. Ora, è ben possibile che tutto questo abbia una parte qua dentro, però davvero senza far retorica, è possibile che alle famiglie che ci hanno chiesto di scoprire la verità non interessi di fare o di sentire il solito processo allo Stato, ma gli interessi capire se riusciamo ad arrivare verso una di quelle quattro ipotesi. Allora io torno a dire la mia e la dico al generale Mura. Lui è arrivato ad escludere il missile in relazione al modo in cui gli funzionano i missili. Esatto. Io sono arrivato ad escludere la bomba in relazione alle caratteristiche che ha avuto l'esplosione, che escludono la bomba e che rendono, diversamente da quanto sembra pensare lei, più plausibile l'ipotesi dell'esplosione dall'esterno. Allora o mi si spiega che c'è un missile che
esce dallo Scilla e Cariddi di prima, che riesce a colpire per errore, per sbadataggine, perché è qualcuno che ce l'ha tirato questo aereo, o allora io finisco per credere che è stata una collisione, ma non ho nessun elemento per dirlo, oppure potrebbe trattarsi di un missile venuto dal mare, anziché essere venuto dall'aria. Anche questa ipotesi è stata fatta, e questa ipotesi collimerebbe con le difficoltà di Marsala a veder bene il cielo di Ustica, perché Marsala, coperta da un monte rispetto al Tirreno, sotto i 15.000 piedi non vede, e quindi un missile che fosse venuto dal basso sarebbe passato per un brevissimo spazio di tempo su quello schermo. Non lo so, ma voglio dire, a me non interessa, non mi interessa se qualcuno mi ha fatto credere qualcosa, mi interessa capire se qualcosa è credibile. Allora, io non ritengo credibile che sia stata una bomba posta all'interno dell'aereo, mi pare molto più credibile che sia stata un'esplosione dall'esterno. Nessuno mi ha dato ancora una spiegazione convincente su quale tipo di missile, o su quale collisione, o su un missile venuto dal cielo o dal mare potrebbe aver colpito. Cerchiamo di concentrarci su questo, con un unico ammennicolo, che in questa sciaguratissima storia c'è pure quella storia del MiG libico, che di sicuro è un pasticciato, ma potrebbe essere anche un pasticciaccio che non ha niente a che fare col 19 di Ustica. Ci tengo anche a dire che è un pasticciaccio, perché qualunque cittadino italiano ha il diritto di restare esterrefatto davanti a questo documento, che è l'autopsia. L'autopsia della quale si parlava prima, che un dottore, di cui ora non faccio il nome, ha ritenuto del tutto non credibile in una intervista stampa, scrivendo che lui ha partecipato a questa autopsia, che quel cadavere di sicuro era un cadavere di 20 giorni. Ebbene, lo stesso dottore firma questa autopsia, nella quale sta scritto che il cadavere era morto da massimo 5 giorni, pur risultando scritto nella pagina prima che l'encefalo non lo si è potuto ispezionare per lo stato di avanzata decomposizione del cadavere. Io sono rimasto orrificato quando ho letto un documento del genere, per chi l'ha firmato e per chi l'ha scritto, ma è ben possibile, pur prendendo atto che questo è un pasticciaccio, che questo sia un altro pasticciaccio. Allora, alle famiglie che cosa gli diciamo? Che la Marina è cattiva e che l'aeronautica è cattiva e che ci sono i segreti di Stato, oppure che è possibile, percorrendo la strada del... perché dobbiamo trovare una strada, non dobbiamo scambiarci accuse. Se arriviamo a convenire che può essere stato un missile, è possibile che arriviamo ad accertare chi è. Scusate, questa conversazione deve avere un ordine, c'è Rodotà. Io prego chi interviene di tenere conto di quello che ha detto Amato, perché è quello che avrei voluto, che avrei forse dovuto doverosamente dire io. Non possiamo perderci, dico perderci, saranno cose utilissime, ma non possiamo farlo qui. Dobbiamo stare su una linea di divisione strategica del fenomeno. Pronto? Pronto? Rodotà, dopo. Pronto, buonasera. Buonasera. Sono da Catania. Prego. Sono il professore Reitano Filippo. Nel 1976 sono stato ufficiale alla sorveglianza aerea nel radar di Marsala. Non vorrei riproporre lo stesso quesito di prima al generale Stascio, per cercare di capire come è possibile che si possano perdere le registrazioni di tracce, se trattato, nell'arco di tempo che precede questo tipo di evento, e nell'arco di tempo importantissimo successivo all'evento, per sapere se c'è qualcosa che sta scappando via. E una domanda vorrei fare all'avvocato rappresentante dell'Italia: perché dopo questo evento la linea commerciale dell'Italia viene chiusa definitivamente? Che motivazione ci può essere? Le rispondono nell'ordine il generale Tascio e l'avvocato Gagliardi. La ringrazio. Grazie a lei. Nel 76 il CRC di Marsala era diverso da quello che poi era nell'80. Non esisteva questa,
questo sistema sintetico, ma io continuo a non capire, dottore, mi dispiace, non è che sia una preclusione, ma di quale traccia si parla che è stata cancellata? Non so da dove venga fuori adesso quel signore di prima, e adesso intanto il radar di Marsala, la sua registrazione c'è, è depositata e consegnata fino a 4 minuti dopo l'incidente. Ma guardi, di fatto devo mettere chiarezza, non capisco, devo fare chiarezza, credo di poter fare chiarezza, ascoltatemi anche colleghi in questo senso. Noi non stiamo parlando di nessuna traccia cancellata, anche perché non so se sarebbe tecnicamente possibile cancellare una traccia da... Noi stiamo parlando del fatto che quelle tracce, quali che fossero, sono state o no consegnate, sono state consegnate volontariamente o con atto autoritativo, come ha detto Rodotà, in tempo o fuori tempo, di questo stiamo parlando. Ma di questo anche non vorremmo tanto parlare, perché io sono perfettamente d'accordo con il ministro Amato, noi dobbiamo mirare in un'altra direzione, spero che l'intervento che Rodotà sta per fare miri in quella direzione. Ma io devo dire, no, io sono stato colpito da una cosa, alle famiglie interessa la verità. Io non vorrei aver dato l'impressione che muovendo in un certo modo facessi dell'accademia. Io voglio rivendicare, e permettetemelo, a questo comitato che abbiamo costituito da privati cittadini, il fatto che siamo qui a discutere, perché c'è voluta una lettera del Presidente della Repubblica per sbloccare questa situazione. Se qui rischiamo di fare accademia parlando di tracce di missili o di bombe, perché probabilmente qualcosa verrà fuori ripescando questo, i relitti del 19. Bene, fino al nostro, la nostra richiesta e fino alla lettera del Presidente della Repubblica, alla quale è allegata, ed è cosa abbastanza interessante, una cronologia in cui lo stesso Presidente della Repubblica ricorda come, malgrado ci fosse stata nell'81 una richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, il Ministero del Tesoro, e il Ministro del Tesoro non era allora Giuliano Amato, rifiutò il finanziamento per questa operazione di recupero. Che è costosissima. Allora, che è costosissima, ma è la strada per andare verso la verità. Io dico, se il ministro Formica avesse immediatamente detto alla magistratura quello che ha detto oggi all'Espresso, si sarebbe potuto interrogare Rana, che oggi è morto, e un pezzetto di verità sarebbe venuto fuori. Mi domando perché Bartolucci non sia stato ancora interrogato, e quindi non credo che abbiamo fatto accademia e che facciamo oggi accademia dicendo se si vuole scoprire la verità bisogna andare anche ad accertare se, io dico se, non ho certezze come alcuni degli altri presenti, all'interno dei ministeri qualcosa è stato nascosto. E sono in questo d'accordo con quello che ha detto alla Camera Giuliano Amato nel settembre dell'86, perché il suo intervento si chiudeva con queste parole. Attenzione, a quel punto, se a questo mondo, a quel punto, quando si sarà ripescato il relitto, ci sono reticenze sulla vicenda, saremo più forti per vincerle. E dunque questo discorso delle reticenze che comincia con Formica nell'80, che ritorna con Amato nell'86, non è un pretesto. Ed è per questo, io ripeto qui, riteniamo che accanto all'inchiesta giudiziaria, alle perizie sul relitto che sta venendo fuori, è indispensabile un'inchiesta parlamentare. Senta, Rodotà, io spero francamente che non sia indispensabile un'inchiesta parlamentare, perché se bisogna fare un'inchiesta parlamentare per un aereo che cade, significa che la magistratura, ognuno si deve prendere, chiudere. Ma se il Parlamento si trova di... Ma io che, mi che io atto capisco, sostitutivo è non è un atto sostitutivo. L'inchiesta no, parlamentare non è un atto al posto sostitutivo di quella tecnica giudiziaria. Un momento, se di fronte al Parlamento sono venuti dei ministri che all'indomani dell'incidente sono stati essi depistati, il Parlamento ha il dovere di vedere se il suo potere di quello che si chiama sindacato ispettivo, cioè controllo su ciò che fa il governo, è stato o meno eluso. E questo mi pare un problema vero. Grazie. L'avvocato Gagliardi, era stata richiesta una precisazione sul perché l'Itavia è dopo quell'incidente. La dica brevemente. Sarò breve, sì. Io devo solo ricordare che quell'incidente fece 82 vittime, non 81. Alle povere vittime umane si aggiunse pochi mesi dopo l'Itavia. Quell'incidente innescò una crisi che purtroppo si rivelò irreversibile,
al punto che l'Italia, dopo 6 mesi di agonia, fu costretta a cessare l'attività. Anzi, alla conclusione di quei 6 mesi, i tante volte promessi e preannunciati interventi da parte dello Stato non ci furono. E ci furono, al contrario, misure pesantissime. La revoca delle concessioni di linea aerea e la revoca della licenza per l'effettuazione dei voli charter. Questa è la ragione per la quale l'Italia è sparita. L'Italia era una compagnia aerea che aveva 20 anni di vita, trasportava 1.200.000 passeggeri ogni anno tra voli regolari di linea e voli charter. Aveva 1.100 dipendenti, se non ricordo male, forse un po' meno. Era una realtà. Quella realtà venne distrutta istantaneamente. Grazie, Avvocato Gagliardi. Vorrei che a questo punto noi vedessimo l'ultimo filmato che abbiamo da proporvi, ma ultimo ma di grande interesse. È un filmato che analizza il ritrovamento e il contenuto e commenta poi sia l'uno che l'altro ad opera di quell'esperto britannico Wilkinson che abbiamo sentito prima, ritrovamento e contenuto della scatola nera del DC-9 dell'Italia. Vediamolo insieme. Sette anni trascorsi sul fondo del mare, ha perfettamente funzionato il voice recorder del DC-9 dell'Italia precipitato a nord di Ustica. Qui a Washington, in uno dei laboratori dell'ente americano per la sicurezza dei trasporti, il giudice Vittorio Bucarelli e l'ingegner Massimo Blasi, non senza emozione, hanno ascoltato le voci dei piloti e tutti i rumori che ci furono in cabina nell'ultima mezz'ora del tragico volo fino al momento dell'improvvisa esplosione. Il voice recorder del DC-9, lo vedete per la prima volta in questa straordinaria foto scattata sul fondo del Tirreno, non appariva in buone condizioni. Per evitare altri danni era stato lasciato immerso nell'acqua marina in questo contenitore sigillato a tenuta stagna. La prima impressione degli specialisti americani non è stata incoraggiante. Oltre ad essere vistosamente ammaccata, questa scatola di metallo color arancione è apparsa deformata, corrosa e bruciacchiata. Ci sono stati lunghi minuti di tensione mentre le mani esperte dei tecnici si avvicinavano al nastro magnetico. La cassetta è stata estratta dall'alloggiamento, aperta e lavata in una bacinella piena di alcol etilico. Il nastro è stato trattato con estrema cautela. Ci è voluto ancora diverso tempo prima che l'ultimo lembo fosse avvolto in una bobina di plastica. Infine l'ascolto in una vicina saletta, proprio mentre a migliaia di chilometri cominciava il recupero vero e proprio del DC-9. Un mistero ormai decisamente avviato verso gli ultimi capitoli. Questo reattore che vedete a bordo della nave francese Norois è stato tirato su dal fondo del Tirreno esattamente 7 anni dopo il disastro del 27 giugno del 1980. È il motore destro del DC-9 dell'Italia, finito qui in una zona di mare profonda 3.600 metri. Il reattore è molto pesante e robusto. Nonostante ciò è rimasto fortemente deformato dal tremendo impatto con l'acqua, forse molto più violento di quanto avessero fino ad ora ipotizzato i periti. Il peso del motore ha reso molto difficile il recupero. Oggi intanto il Norois e il Nadir, le due navi impegnate nell'operazione, hanno terminato questa fase del loro lavoro e stanno rientrando in Francia. I periti a Napoli esamineranno la consistente quantità di rottami recuperati in meno di 20 giorni. Solo dopo un primo completo esame del materiale a disposizione sarà deciso se e quando riprendere l'operazione. Oltre al motore, al voice recorder e a un gran numero di piccoli pezzi, è ora per la prima volta a disposizione dell'inchiesta una discreta quantità di rottami su cui indagare. È stata recuperata la cabina di pilotaggio, un'ala, un flap, una sezione di fusoliera, portelloni, bagagli e altro materiale. I rottami del DC-9 sono custoditi in un hangar militare dell'aeroporto di Capodichino, sorvegliati dai carabinieri. A disposizione dell'inchiesta ci sono ora elementi che potrebbero essere sufficienti ad accertare le cause del disastro. Dall'ascolto del voice recorder, i periti avrebbero stabilito che lo strumento di registrazione si fermò all'improvviso per mancanza di energia elettrica. Ecco il filmato che abbiamo voluto mostrarvi. Il generale Tascio vuole fare subito una precisazione. Mi riferisco a... Parli in voce proprio forte. Sì, mi riferisco a quanto asserito circa il sequestro di quelle documentazioni della parte militare, ma sempre per dovere di informazione. Tutto ciò che viene registrato in questi centri radar della difesa aerea, che è una cosa molto importante ovviamente, è classificato. Per essere ceduto
si siede solo su base di ingiunzione della magistratura. È una prassi, non è una reticenza. Grazie. Ci sono state tre richieste. Beh, adesso io volevo... Questo... Io, adesso... No, ma lei, lei stessa certo. aveva detto che erano stati consegnati immediatamente, sì, sì. Detto in questa stessa trasmissione. Sì, ma non lo sto negando, non capisco. No, erano immediatamente. No, comunque, la precisazione adesso mette in chiaro, secondo me, una cosa, che sono documenti segreti, e che vanno consegnati solo su quello che va della magistratura o di una commissione. No, dopo che sono un momento, manipolati. Se fossero documenti segreti, neppure con una neppure no, mi dispiace, non è non ci risulta che la magistratura abbia avuto questi documenti. Scusate, non ci risulta. Scusate, Aperio Bella, non si è disciplinato. Che segreto? Dobbiamo vedere che un telefono. Pronto? Aspetta che vedo. Pronto? Sì. Buonasera. Mi chiamo Romeo Ranieri, sono un pilota civile, aspetta che vediamo un momento se lo di questo. Volevo dire due cose in particolare, una per il generale Mura e una per il generale Zeno Tascio. Per quanto concerne il controllo del traffico radar di Roma, è vero che è limitato, cioè lo era, come dice il generale Mura, ma non è altresì vero che quando il controllo afferma che l'aeromobile non è più sotto controllo radar, non lo continui a registrare. Il controllo positivo del radar avviene prima che il radar perda il suo potere di registrazione, ma ti registra ancora, e questo il generale Mura lo sa, o dovrebbe saperlo. Per quanto concerne il sistema di cui parlava il generale Tascio, concernente il radar di Ciampino, il sistema di decodificazione elettronica è un sistema che si preoccupa di dare una certa pitturazione all'operatore radar, cioè l'operatore radar vede nel suo schermo gli aeromobili pitturati in un certo modo, ma il radar registra comunque anche se toglie delle tracce spurie. Quello che io vorrei dire alla fine di tutto questo, che a prescindere dai segreti militari, i problemi di registrazione, il problema di fondo è quello che noi operatori di traffico civile, i vostri figli che potranno volare su aeromobili civili, si devono trovare in un futuro nella condizione di sapere e avere certezze che se accade un incidente aereo, il potere non deve essere assolutamente latitante, perché noi dobbiamo sapere cosa è accaduto. Grazie della testimonianza, è anche lo scopo, modesto che sia, di questo programma. Non abbiamo chiarito bene, ma non so se ci dobbiamo tornare su come è questa cosa della consegna dei documenti classificati alla magistratura. Purgatori. Sì, io volevo dire che mi sembra molto serio l'intervento che c'è stato appena adesso di questo pilota. Mi sembra molto serio e vorrei agganciarmi a questo intervento per ricordare che nel momento in cui accadeva l'incidente, il 27 giugno dell'80, ma anche successivamente nell'81 e nell'82, in quella parte di cielo, e qui mi aiuterà sicuramente il generale Mura, si verificavano moltissime mancate collisioni di rischio grave, cioè di rischio A. Io cito adesso, visto che nell'80 il generale Mura non era responsabile ancora dell'azienda autonoma per l'assistenza al volo, cito dei dati che ricordo del 1982. Nel 1982 ci sono state 12 mancate collisioni di rischio grave, cioè potenzialmente poteva avvenire un incidente, di cui 7 nel triangolo tra Ponza, Ustica e Palermo. Queste 7 mancate collisioni non sono mai state spiegate, pur essendo state addebitate a volo rischioso operato da velivoli militari non italiani. In questo credo che il generale Mura, visto che ai tempi avemmo un dibattito, mi può essere di conforto. E lo dico per inquadrare in quella zona di cielo che cosa accadeva in quel periodo. Questo rientrerebbe, Purgatori, nella ipotesi che abbiamo chiamato
due, cioè quella dell'impatto con un altro velivolo. Ma due o anche tre? Due o tre forse. Questo che dice due o tre. Posso rispondere? Prima di rispondere, tenga conto, perché siccome in queste discussioni purtroppo le abbiamo fatte tante volte, in sei anni rischiamo di prendere in considerazione sempre gli stessi elementi e non quelli che abbiamo imparato. Stasera questa trasmissione meritoriamente si è preoccupata di sottolinearci più volte che quando il mare si riempì di pezzi, vennero fuori anche dei pezzi che presumibilmente non erano del 19. Questo, preso a sé e in assenza di altri elementi, accrediterebbe l'ipotesi di una collisione o no? Oppure si tratta di pezzi che vengono da altre circostanze? Perché questo è un elemento da valutare. Insomma, se ci fosse una contemporaneità della caduta in mare di pezzi di 19 e di pezzi di qualcos'altro, l'ipotesi più accreditabile su questa base sarebbe quella della collisione, perché un missile di per sé non lascia pezzi di quelle dimensioni. Vale, Ministro, le domando questo, scusi. Prego. Le sembra che in paesi civili quali quelli che avevano aeroplani o navi in quella zona, diciamo Italia, Francia e America e Stati Uniti, per 8 anni centinaia di persone coinvolte e a conoscenza del fatto, o collisione o missile partito per errore, possano star zitti e non parlare in paesi liberi, democratici, con stampa libera? Questa è la mia più forte argomentazione contro l'ipotesi missile. C'è l'argomentazione tecnica, perché i missili non colpiscono nella maniera in cui si è ipotizzato, con quelle tracce spurie, che oltretutto delle quali non si conosce la quota, perché il radar di Ciampino, che è un radar del traffico civile, non tocca le quote. Potevano essere 10.000 piedi più alti o 10.000 piedi più bassi. Questo però, mi scusi questo generale, ma non lo trovo un argomento persuasivo, perché proprio però, paesi civili nei quali possa capitare un incidente del genere possono decidere che è talmente pericoloso per la credibilità anche futura di tutti loro che una cosa è anche per centinaia di persone teoricamente nel paese del Watergate, nel paese della libertà assoluta di stampa, come si fa? Perché sono coinvolti gli specialisti a terra che sanno che è partito un missile e non è tornato a terra. È possibile che uno nasconda? Sono anche paesi che fanno saltare per aria il velivolo. Il generale Tascio mi pare che abbia posto, dove è finito il velivolo? Casomai è questa la domanda. Ecco, è possibile che una nazione nasconda non riesca a nascondere, rimane l'ipotesi del libico, ma l'ipotesi libico è da scartare per altre ragioni. Scusate, il telefono in questa trasmissione è sovrano. Certo. Pronto? Buonasera. Dunque, io sono un pilota di DC-9 all'Italia. Vorrei semplicemente, nel modo più conciso possibile, per quanto mi possa riuscire, dare un apporto tecnico con delle informazioni che credo possano essere utili al fine di questa discussione. Dal punto di vista meramente strutturale, l'ipotesi di un'implosione, cioè di una esplosione dall'interno dell'aeromobile è quanto mai singolare, in quanto la struttura del DC-9 è una struttura completamente metallica. Una esplosione di una bomba situata eventualmente a bordo in qualsiasi parte dell'aeromobile, e qui mi riallaccio a quello che è stato precedentemente detto all'inizio di trasmissione dal generale Mura, avrebbe come risultato uno squarcio strutturale. L'esempio più vicino ce l'abbiamo con quanto è successo al Boeing 727 della TWA qualche anno fa ad Atene, oltre che perfettamente visibile, che comunque nella maggioranza dei casi, diciamo un 99% quasi di probabilità, non provocherebbe una esplosione completa del velivolo. Scusi, signor pilota, noi stavamo, il ministro Amato ed io abbiamo avuto la stessa reazione, pensavamo che lei dicesse quell'aereo che qualche giorno fa è atterrato all'isola Aloha, mi pare, con uno squarcio alla sommità della Carlinga, quello sì determinato da fatica dei metalli, pare. Comunque, scusi l'interruzione, vada avanti. No, prego, ci mancherebbe altro. Il problema è che comunque anche una esplosione di grave entità non provocherebbe una deflagrazione completa del velivolo. Quindi in casi del genere, la dimostrazione più palese è l'aeromobile della Aloha, darebbe la possibilità ai piloti comunque, se non di salvare completamente l'aeromobile, il tempo necessario per dare l'allarme al controllo del traffico aereo, come in recenti casi è successo.
L'ipotesi più credibile quindi è che vi sia un contatto dall'esterno. Ora, a noi capita molto spesso nei cieli di tutta Europa di avere dei traffici, così vengono chiamati in gergo, dei traffici militari non conosciuti o non, e chiaramente non sotto il controllo del traffico aereo civile, che attraversano le nostre rotte anche da distanze abbastanza ravvicinate. Lo ricordava il comandante Pinna poc'anzi in questo programma. Certo, quindi il problema dei conflitti di traffico tra aeromobili civili e aeromobili militari è un problema reale, consistente. È materialmente impossibile che un radar della difesa aerea territoriale non abbia potuto copiare un traffico di qualsiasi natura esso sia stato, se di traffico si è trattato, quindi se di altro aeromobile. Se di missile la stessa ipotesi, perché un missile lascia una traccia radar perfettamente intelligibile. Il problema, a mio avviso, allora è da porre in questo termine. E la prego di concludere. E concludo. E sì. Questa è una osservazione che, al di là di questo piccolo apporto tecnico, la rivolgo da cittadino all'onorevole Amato. È semplicemente vergognoso che dopo 8 anni ancora, anzi, da una parte dobbiamo applaudire questa iniziativa che vuole portare un po' di chiarezza, ma è vergognoso che dopo 8 anni di più o meno reticenze, più o meno frasi dette e poi smentite, la magistratura, che è l'organo costituzionalmente preposto, non quindi il Parlamento come il professor Rodotà citava poc'anzi, ma la magistratura, che è l'organo costituzionalmente preposto alla inquisizione su determinati fatti, eventi dolosi o che si verificano nella vita civile, non abbia ancora gli elementi in mano per poter valutare fattivamente quanto effettivamente è successo, o perlomeno sulla scorta di dichiarazioni che possono essere rese pubbliche dopo ben 8 anni di verità più o meno nascoste. Grazie molto del suo intervento, che viene integrato prima della risposta del ministro Amato dal comandante Pinna. Chiaramente sono allineato con quanto detto dal collega, e quello che volevo sottolineare è che tutto sommato qui continuiamo a fare il processo, cercare di fare un processo all'aeronautica, agli organi dello Stato e compagnia bella. Noi dobbiamo cercare di arrivare alla verità del 19, di quanto è successo sul 19, perché abbiamo da una parte delle persone che sono state colpite direttamente da quanto accaduto, abbiamo dei potenziali clienti di incidenti che sono i passeggeri che oggi volano in Italia su queste rotte che spesso sono affollate e gestite da un servizio di assistenza al volo che in Italia non è certamente uno dei più efficienti. Quindi la civilizzazione del servizio del traffico aereo ha portato qualcosa, ma non ha dato ancora quei miglioramenti che noi auspicavamo da diversi anni. Ma quello che ancora è più grave è che in Italia, ancora oggi, dopo 8 anni da questo incidente, dopo qualche anno di più di qualche altro incidente o di altri incidenti recenti, non abbiamo ancora nel nostro paese un'organizzazione che possa preposta all'indagine degli incidenti aerei. Cioè, mentre negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia esistono degli organismi appositi con personale specializzato che nel brevissimo tempo intervengono, indagano e arrivano alle conclusioni di un incidente, soprattutto per attraverso l'identificazione delle cause, porre i rimedi a eventuali manchevolezze, in Italia ancora oggi non siamo arrivati a questo organismo che i piloti dell'aviazione civile italiana spingono da anni perché venga concretizzata la creazione di questo ente. Grazie, faccio mia l'osservazione, ministro Amato, del comandante Pinna. È un organismo di cui si sente il bisogno. Sì, infatti, questo infatti è una delle esigenze che sono venute fuori da allora, che sono state oggetto di iniziativa legislativa ripetutamente presentata fra l'altro al Parlamento, che ancora non ha trovato uno sbocco. E questo anch'io penso che sia proprio arrivato il momento, c'è una legislatura ancora davanti perché una cosa del genere venga fatta, speriamo anche perché la sicurezza, speriamo che arrivi naturale. Più in là possibile.
perché insomma la gente che vola è tanta e i problemi della sicurezza ci siamo accorti e ci accorgiamo sempre di più che sono problemi non interamente risolti. Mi permetta, Ministro, integrare ancora questo. Soprattutto in previsione di quanto accadrà fra qualche anno, la famosa deregulation che tutti... Non è detto che da noi arrivi la deregulation di questo settore, perché l'esperienza americana sta dimostrando abbastanza chiaramente che ci sono degli ambiti in cui la deregulation funziona e degli ambiti in cui aggrava i problemi. Certamente, comunque ci sarà certamente nei nostri cieli un incremento di traffico. Sì. E sinceramente non siamo preparati a affrontarlo. Mi consenta... Mi sembra un po' accademica, forse i nostri ascoltatori a mezzanotte passa su queste questioni di regulation. No. Ma come questioni di regulation? Bella bella, ma cosa dice? Ma abbia pazienza, ma noi stiamo parlando forse le parole di regulation non ne capiscono bene, sono un po' sonnati. Un organismo che forse tutte... sarebbe scusi, meglio mi parlare di qualche un organismo, eclisse di strage, per scusi, esempio. Un organismo che tuteli e accerti le cause di eventuali, speriamo, sporadici incidenti. Futuribile. E lei le chiama una no, è futuribile, vediamo quello che ma c'è che adesso, futuribile? Mi speriamo che sia l'immediato futuro. Se lei mi dà un minuto? No. Lo do a Purgatori che ha chiesto la parola prima di lei. Io, aspetto che mi dia un minuto. Sì, subito dopo. Per tornare alle cose concrete, volevo esprimere una preoccupazione. Preoccupazione che mi è venuta quando Augias ha letto il testo della lettera del signor ambasciatore di Francia, il quale ci ha informato che le portaerei francesi volano anche senza aerei, ma ci ha informato di una cosa più grave. E cioè pazienza, che si è dimenticato del fatto che la Corsica fa parte della Francia, che la Corsica ha delle basi aeree, che dalla Corsica è possibile operare nella zona dell'incidente e soprattutto noi abbiamo sotto gli occhi il fatto che per esempio la Libia è stata bombardata con dei cacciabombardieri partiti dalla Gran Bretagna. Il fatto che il signor ambasciatore di Francia ci faccia queste precisazioni, e io come italiano a questo punto devo criticarle, mi sembra quantomeno carente e privo di dati che abbiano una sostanza sulla quale poter dire benissimo il capitolo Francia è chiuso. Grazie, una telefonata e Aperio Bella subito dopo. Pronto? Buonasera, il mio nome è Marzio Tiezzi. Buonasera. Sono un ex pilota militare, volavo sull'F-104, attualmente sono un pilota di DC-9. Devo dire che ho raccolto, mi sembra più di tutti quelli presenti nello studio, l'invito del ministro Amato a lasciare questa guerra e la ricerca delle responsabilità o delle false responsabilità, ma direi che è necessario cercare la verità. Ed è proprio per questo che chiedo al generale Tascio come mai nessuno ha accennato alla possibilità che un missile diverso dai Sidewinder a guida infrarossa, che avrebbero dovuto eventualmente colpire il DC-9 nella parte posteriore, ma dei missili diversi a guida radar, che durante il periodo che ci interessa, cioè quello dell'incidente, erano in fase sperimentale dell'aeronautica militare, non sono sicurissimo sulle date, ma non ho problemi ad essere smentito, ma sicuramente in dotazione ad altre forze della NATO e sicuramente alla Marina e all'aviazione americana, in quella zona di acque internazionali. Bene, come mai non si è parlato di questi? Comandante, io vorrei che lei si rendesse, che gli spettatori si rendessero ben conto del senso della domanda che lei ha posto. Perché tradotto in linguaggio profano, quello che lei ha detto significa che per colpire quell'aeroplano con un missile a guida radar significa che l'atto è stato intenzionale, è così? No, non necessariamente, perché nelle esercitazioni che si svolgono in cieli non troppo lontani da quello dell'incidente, è possibile, diciamo che non è impossibile sbagliare il DC-9 con un altro bersaglio. Che, ma sempre intenzionale, errore. No, no, ma... non necessariamente intenzionale, gli errori li fanno anche i piloti. Sentiamo cioè, comunque la mia. Io direi che non vorrei evitare l'intenzionalità perché non c'è nessuna prova, direi che non è da escludere questa possibilità. Sentiamo cosa le risponde il generale Tascio. Dottore, io onestamente sono leggermente perplesso per questa. Questo anche da parte di colleghi in un certo senso, e risponderei in questi termini. Noi piloti abbiamo una nostra etica professionale e una nostra anche maniera di essere piloti. L'incidente il pilota lo investiga ai fini dell'evitare che l'incidente si ripeta. In questo caso tutti qua hanno fatto 4 o al limite 5 ipotesi, perché anche l'onorevole Akame ha fatto la quinta ipotesi del radio bersaglio.
Io posso dire questo, che dall'80 ad oggi la situazione del controllo del traffico, la sicurezza del paese, anche se non è ai livelli voluti, ottimali, come tante altre cose nel nostro paese d'altronde, come le strade e così via dicendo, ha avuto una evoluzione positiva notevole. Per quanto riguarda la Forza Armata, che mi onoro di presentare in questa sede, tutto ciò che da questo incidente poteva essere un motivo per migliorare, indipendentemente dalla causa, è stato fatto. Io credo che il Paese... È costata cara. Mi consenta, non mi sembra che sia un'osservazione molto corretta nei confronti della Forza Armata che rappresenta, avvocato. Non mi permetterei di fare un'osservazione sulla società Italia che lei rappresenta e che forse si presta anche a qualche malevola espressione che io evito accuratamente di fare. Andiamo avanti. Quindi voglio dire che di queste cinque ipotesi, per quanto riguarda la nazione e l'organizzazione aeronautica, civile e militare, certamente il pubblico deve sapere che i correttivi sono stati applicati fin dove possibile e fin dove individuati, indipendentemente da quello che umanamente in questa sede si cerca di avvalorare, di appurare, cioè la vera realtà dei fatti, che in molti incidenti, mi preme dire, e non soltanto in questo, e non soltanto negli incidenti aerei, non si riesce a sapere la vera verità quale sia. Per impossibilità e non perché. E al pilota collega di F-104 devo anche dire che il missile diverso, così come lei ha messo in risalto, vorrebbe accreditare che l'aeronautica ha sparato un missile, sbagliando traccia, un DC-9. L'aeronautica e le aeronautiche NATO hanno attestato con documenti, che poi si credano o non, che al momento dei fatti non c'erano velivoli in volo nella zona. Questo è quello che risulta agli atti. Se sì, poi non si crede... Comunque uno sbaglio, dottore, è possibile, generale. No, non corregga quello che io dico. Io dico che le aeronautiche hanno dichiarato che non c'erano velivoli sul luogo dell'incidente. Sì, quindi lei poi se ne va con l'errore, ma questo è un divagare, dottore. Purgatorio, la prego. Mi consentite, per favore, chiedo di parlare. Di accogliere il saggio invito del ministro Amato alla riflessione, alla ricerca della verità, al di là delle polemiche e dei tecnicismi. E allora io aspetto che i giudici, i magistrati o il Parlamento, come chiede Rodotà, o il governo, come ha chiesto il Presidente della Repubblica Cossiga, ci raccontino qualcosa su questa verità. Io aspetto che qualcuno, il Parlamento, il governo o la magistratura mi risponda su quanto è stato pubblicato, non smentito, dal mio giornale, che in quegli 8 minuti del nastro di Marsala cancellati è stata eclissata una strage. Questo al fine, perché qui c'è la professoressa Bonfietti che ha avuto un lutto grave in quella occasione, disse qualche tempo fa, e io chiedo qui che venga rispettata le parole giustissime che disse, io le ho notate, professoressa Bonfietti, aspetto che si manifesti la volontà politica di cercare le persone che conoscono la verità. Grazie. Aspettiamo. Grazie, Pepepello. Ministro Amato, vorrei che lei chiudesse, siamo a 00:25, su questa domanda. Ma certo, questa è la domanda alla quale dobbiamo rispondere, perché se un aereo è caduto 8 anni fa e non da solo, e probabilmente, molto probabilmente, a causa di un'esplosione che veniva dall'esterno, qualcuno sa a questo mondo che cosa è successo. E a questo qualcuno dobbiamo riuscire ad arrivare. Non so se è in questo paese, so che è, che c'è. Vedi, la differenza, credo, tra di noi in qualche modo, forse, è anche in questo, che, torno a dirlo, non so se questo è un processo che è già stato fatto, so che è un processo che è in corso, ed è questo processo, questo sulla strage di Ustica. Non è quello su altre stragi di Stato, non è quello ai servizi segreti, non è quello all'Aeronautica della Repubblica, al Ministero della Difesa, alla Repubblica Italiana retta da chi l'ha retta politicamente in questi anni. È il processo che si sta facendo su un fatto specifico sul quale dobbiamo arrivare alla verità, per non utilizzarlo allo scopo di raccontare verità che ciascuno di noi ha già acquisito su altre cose. Per questi motivi, anche il governo, ai tempi in cui io ne avevo una responsabilità sotto la direzione di Craxi,
ritenne che fosse giusto collaborare col giudice che aveva in mano la cosa, perché il giudice è quello che indaga sul caso e non sulla Repubblica. E quello che noi potevamo mettergli a disposizione, dovevamo mettergli a disposizione. Io ebbi in quel periodo diversi incontri con l'autorità giudiziaria. Cercammo di appianare difficoltà che c'erano, non ultima quella dei soldi, appunto. Evitammo la strada del disegno di legge che era stata inizialmente prospettata per finanziare il recupero. Trovammo il modo di finanziare il recupero del relitto a carico del bilancio, come si suol dire, senza cercare altri soldi. Abbiamo creato una serie di contatti, abbiamo dato una serie di indicazioni sulla base di quello che avevamo in mente, che avevamo capito. La cosa è nelle mani dell'autorità giudiziaria. A mio avviso è nelle mani più corrette, perché torno a dire, questo è il processo su un caso e non su una Repubblica. Io sono convinto che l'autorità giudiziaria potrà arrivare ad una soluzione. A quale soluzione? A riuscire a capire di che cosa si è trattato, e in questo abbiamo bisogno di aiutarla, perché è importante riuscire a capire tecnicamente se ha potuto essere un missile o se ha potuto essere una collisione. Io posso dire solo questo, che quando il giudice avrà esternato questa convinzione, se c'è da rovistare fino all'ultimo cassetto che noi abbiamo in Italia e dare al giudice la possibilità di farlo, avrà tutta la collaborazione necessaria perché questo accada. Grazie Ministro Amato, credo che questo sia quello che direbbe anche Rodotà. Se avessi... Io dico qualche cosa di diverso. No, perché questi cassetti si possono aprire anche prima con inchieste amministrative. Sì, ci sono inchieste. Se Formica avesse fatto da pubblico ufficiale, avendo avuto notizia di un possibile reato, immediatamente avrebbe quel passo l'autorità giudiziaria avrebbe guadagnato 8 anni. Cioè, lei mi consente di... Quindi non credo, non è un processo alla Repubblica. Se ci sono dei responsabili nelle strutture dello Stato, stiamo indagando su un fatto che continua a provocare dichiarazioni di ministri. Questa nuova fase non l'ho aperta io, l'ha aperta Formica, attenzione. Dicendo, io sapevo, qualcuno mi aveva detto, si dà il caso che questo sia morto 3 anni fa, c'è qualche cosa che non mi convince e temo che l'ostacolo alla ricerca della verità non saranno le dimensioni del buco sulla Carlinga del DC9, ma forse qualche informazione che in quel momento non è stata data. Chiedo la parola per mezzo minuto. Ferrucci, io la pregherei veramente di mezzo minuto, glielo controllo, dica. C'è un membro della maggioranza, l'onorevole Pier Ferdinando Casini, che il 17 aprile 87 ha detto che l'indagine della commissione che si svolge con i poteri dell'autorità giudiziaria, cioè la commissione alla quale lui propone che sia affidato l'esame del caso, che è la commissione sulle stragi e il terrorismo, l'indagine della commissione che si svolge con i poteri dell'autorità giudiziaria si estenda a un'approfondita ricostruzione e valutazione dell'esplosione del 19 Itavia, perché nell'imminenza delle operazioni di recupero del relitto è necessario chiarire le gravi connessioni di ordine internazionale più volte adombrate. La lettera conclude condividendo lo scetticismo dei familiari delle vittime in ordine alle ricerche, cioè dice praticamente che andare a cercare la bandierina del paese che ha lanciato il missile sul relitto a 3.700 metri di profondità è un'operazione inutile, è un'operazione sbagliata, è un'operazione che non porta alla ricerca della verità. Ed è tanto inutile, signor Ministro, se mi consenta di rivolgerle brevemente a questa, è tanto inutile a mio parere che acquisita la certezza che l'aereo dell'Italia è stato abbattuto da un missile, ovvero, secondo altri, da una bomba, io le chiedo, non ritiene che siamo in presenza di una situazione che conduce ineluttabilmente ad affermare la responsabilità dello Stato? No, questo proprio no. Io capisco che qui si vuole dire una cosa. Sentiamo che comustica non hanno passato. Lei tenga in mente quello che stava per dire e con il quale chiudiamo. Ed è un peccato che una testimonianza di questa importanza sia stata data in forma anonima, che a mio avviso la rende priva di senso. Ministro Amato.
Sì, appunto, perché io volevo solo concludere con questo, che non è affatto irrilevante che si sappia o che si possa arrivare alla prova, non so se ci arriveremo, se ci arriverà il giudice, che è stato un missile anziché una bomba. Io questo lo condivido, so che il giudice questo che sto per dire lo pensa, e lo penso anch'io e lo si capisce. Ce ne siamo accorti stasera. La possibilità che ancora si possa sostenere in modo credibile che è stata una bomba getta la rete della ricerca delle responsabilità in tutti gli oceani del mondo, perché se può essere stata una bomba dall'interno, possono essere stati milioni di esseri umani che possono aver messo quella bomba. E la ricerca... Non farebbe venir meno la responsabilità dello Stato, perché non avrebbe impedito questo evento. Ma lei che cosa vuole cercare di dimostrare? Questo è importante. Lei vuole cercare di dimostrare che c'è una responsabilità dello Stato. Questo, guardi che francamente non è realmente il punto, sa? Non è realmente il punto. Se noi arriviamo invece ad avere la prova che è stato un missile non ce lo possono aver messo i passeggeri Stefano Rodotà o Giuliano Amato improvvisamente diventati terroristi. Un missile ce lo possono aver messo dei governi, ce lo possono aver messo per errore in questo caso, delle autorità, degli organismi militari, perché di questi dispongono 4-5 possibili aree di imputazione. Questo è il punto chiave. Cosa accadrebbe se noi accertassimo che un cittadino italiano ha introdotto una bomba? Ipotesi nella quale lei non credo. Mi rifiuto di capire che lei non abbia capito. Quindi lei sta cercando di dimostrare una cosa diversa. Lo volevo far capire ai telespettatori. No, mi auguro che lo abbiano capito. Grazie. Io direi veramente di chiudere qua, perché questo tema, e non poteva non essere così, è talmente una ferita nella collettività ed è talmente complesso e coinvolge tanti di quelle punti di imputazione, come li ha chiamati, il ministro Amato, che non può che tornare continuamente su se stesso. E difatti la discussione da un quarto d'ora a questa parte, se l'avete notato, e non poteva non essere così, si torce, stretta dal tempo che incalza, si torce continuamente su se stesso. La professoressa Bonfietti vuole dire l'ultima parola. Sì, dico soltanto, ormai è stato detto di tutto e contrario di tutto, voglio solo dire che sicuramente anche da questa discussione la perdita irreversibile, io direi, di credibilità nelle istituzioni dello Stato, di molti apparati dello Stato, è veramente grande, e credo che molti cittadini avvertano questa stessa ed è proprio per questo. Allora, certo. Io finisco in positivo, perché io non sono qui assolutamente per fare soltanto l'avvocato del diavolo. Voglio veramente credere che l'unica soluzione, voglio dire, a questo punto della storia sia il Consiglio e le attività che già hanno messo in opera il senatore Lipari e il senatore Giolitti nella richiesta di costituzione di questa commissione. Ancora una volta, come dissi 2 anni fa, il problema per me è politico. Ha anche ragione l'onorevole Amato quando dice che probabilmente dalla fase giudiziaria eccetera eccetera si potranno evincere, si potranno trovare altre prove, però credo che sia veramente ininfluente, oppure la magistratura, se vogliamo dirlo, non c'entra neanche lei, cioè arriva come noi, come abbiamo fatto stasera, a cercare una verità. Mi sembra veramente assurdo che ancora si stia a giocare con le parole. Io credo che o il politico, le forze politiche, veramente pena una perdita proprio assoluta di credibilità nelle istituzioni democratiche, si mette nelle condizioni di tirarla fuori questa verità e questa responsabilità, oppure smettiamo di parlarne. Ha ragione la signora Gambino, credo che fosse di Palermo, quando dice che tornarne a parlare pubblicamente senza mai arrivare a niente è soltanto una riapertura di sofferenza, è soltanto una cosa ignobile, e i cittadini italiani che soffrono come noi tutto ciò non possono più sopportarlo. Il vedere tutte le sere, perché adesso, se permette onorevole Amato, a noi fa più male che bene vedere tutte le volte queste telecamere che vanno nel fondo del mare, non creda che sia una cosa per noi, ecco, di sollazzo, perché là ci sono ancora i nostri morti, perché non sono tutti venuti fuori, il mare se li è tenuti. Allora voglio dire,
cercate di capirlo, smettetela di parlare soltanto di cose tecniche, di cose che veramente non possono avere importanza a questo punto. Questo punto ha importanza soltanto la volontà politica, l'ho detto 2 anni fa, e siamo allo stesso punto, guarda caso, non ho capito perché siamo rimasti fermi allo stesso punto. Inchiesta giudiziaria permettendo, la quale sta andando avanti ormai per veramente senza soluzione di continuità. Crediamo che a questo punto, se abbiamo il, non lo so, se vogliamo che questa trasmissione anche abbia avuto un senso per tutti noi, bisogna si debba avere la forza di dire basta, non grazie è più possibile. Molto, grazie molto. Io vorrei soltanto ricordare prima di chiudere in 10 secondi che venerdì prossimo Telefono Giallo si occuperà del caso Ludwig. Risolto, apparentemente risolto. Dietro l'apparente risoluzione c'è dell'altro. Ne parliamo tra 7 giorni. Grazie, buonanotte.